Come? Chi era? Scusa, chi aveva fatto il beat? Samu Meli, 50 bits. Scusa, eh. Non sono stupido io. Come sono rimbecillito? Sciarrietta, Bolloni, Darka, Lumberjack, Rochetto, Giorgia e poi questo ieri che c'entra. O sono diventato stupido io? Cioè, non lo so, eh. Nel senso. Allora. Dicevamo, allora, comunque, andiamo avanti. Allora, stasera Luke devi scrivere, allora, RP. Poi, Arcane. Poi, quindi, tra virgolette, questa roba qua. Quindi, RP tra parentesi quadre. Poi, Arcane tra parentesi quadre. Poi, staccato. Poi dopo ci metti... Mi hanno messo in punizione. Ok. Grazie mille, Samu Meli 01, è solo. Grazie mille, 2 mesi. Grazie mille. Mua. Un bacio enorme, grazie mille. Allora, andiamo. Apriti sesamo. Apriti sesamo. Come cazzo che... Demonio, non mi ricordo mai. Ah, bella! Guarda che se vuoi ti porto a cena fuori. Dove vuoi andare a mangiare? Dimmi, dove andare a mangiare? Vuoi andare al sushi? Pizzeria? Ti porto da KFC. Ti piace il KFC? No? Ti porto il McDonald's. Lo so che ti piace il McDonald's, eh? Crispy McBacon! Grazie! Grazie! Grazie mille, signora! Io lo sapevo! Io lo sapevo che questa... gli piaceva il porco! Madonna! Bella ingorda, gli piace bello grosso il panino! Che demonio! Buonasera, c'è nessuno? C'è nessuno? Aiuto! C'è nessuno? C'è nessuno? Acri! Scrocchiarella. Buonasera, Buonasera, orco! Chi è? saluti. Buonasera. Sienna? Senna? Non so. Genna? Ah, ti chiami Sienna? No. Ah. Ah, allora sei nuova. No, No. vabbè. Si chiama No. Lei è E... Joy, Mi io chiamo sono Joy, James. piacere. Ah, enjoy? Enjoy! Esattamente, esattamente. Tu invece come ti chiami? James. Ah, James. Oh, scusami. James, mi fai andare a prendere una pergamena? Vai, vai, Grazie. prendila. Ci sono le lezioni oggi? Scusatemi. Mi sa che Mi sa che sono sono già quasi finite. iniziate, Dove stanno i professori? Perché non so la strada, io sono nuovo. Voi vi ricordate la eh? strada? Aspetta, Eccola! Anastasia, vai. dove vai? Anastasia! Anastasia! Non sono Anastasia. Madonna, Sanda, tutti uguali, porco demonio. Vabbè, come ti chiami? Come ti chiami? Sempre Tina. Aspetta, Tina! Tina, aspetta, fermati! Dove stanno i professori, lo sai? Mi Penso in sala professori. ci puoi accompagnare, per Vieni, favore? vieni. Oh. Dina, ti chiami? Atena. Ah, Adena. È perché non leggo, non vedo. Adena. Non si vede l'etichetta sulla giacca. Ok. Ah sì, aspetta. Ok. Per quello, eh. Ecco. Vieni. Ah, già è meglio. Vai, vai, entra. Mi sembra grave, mi sembra uguale.
Eccolo. Accompagniamo un secondo il ragazzino. Venga, venga. Sì, sì, andiamo. Sala professori. Dove sarà professore? Sì. Ma quella dov'è che corre già fretta? Mamma mia. Ma poi perché io sto così sulla bacchetta, sulla punta della bacchetta? Perché? Che dici? In che senso? Non lo so, boh, sembra che gli sto antipatico, non lo so, guarda. Ah, ah no, no, ci sta. Wow! Chi è che mi ha fatto la magia oscura? Ma che magia oscura è accettato, vieni. Che era? È un incantesimo che riesce a prendere le persone e portarle a sé. Vieni. Andiamo. Scendere. Grazie mille, Cleobex, 9 mesi. Salve! Ciao, chi è? Le mani, capisci? Solo che non si guadagna nulla. Sono io, però sto mangiando. Anastasia, c'è stava una che ti assomiglia. Ma non credo. Ma come no? Ti giuro. Una che ti assomiglia, uguale identica a te. Si chiamava Atena. Bravo. Atena. Atena. Atena non può fare questo, bombardaro. Ah no? No. Solo tu sai fare bombardare. Occhio che crolla, occhio che crolla il tetto. No, non so solo io. Oh, ciao Anastasia. Ciao. Tu sei mezzo sangue? No. Ah. Se parte verde. Ah, ok. Va bene, io vi saluto. Vado a studiare. Ciao. Non far cadere nessuno alle scale. Ciao. Ma voi li conoscete i Magli Oscuri? I Mangiamorte? No. Eccola, no. Guardala! Eccola là, vedi questa, la vedi? Eccola! Atena ce l'ha con te. Sì, lo so, mi ha chiamato Anastasia. Anastasia! Ma chi è Anastasia tra queste due? Niente. Andiamo. Vabbè. È un corvo nero, è serpe verde. Ah, è corvo nero, vai. Vieni. Io vado in sala professori. Professore, buonasera! Buonasera. Salve! Salve! Sei in Jay! Ok, dove sta il professore? Qua? Eccolo. Professore! Chi è l'UFU? Professore! Ma non è qui, è qui. Dove? Sei nascosto perché non lo vedo. Da questa parte. Ah, ma qua ci sta silente. Tocca qui, bravo. Tocca qui, qual è la password? La parola magica. Sorbetto al limone. Ah, sorbetto al limone. Professore! Niente. Professore! Preside! Ma che me stai a pia per culo? Non è vero, non ci sta nessuno, è vuoto. Ma è mi vuoto. Mi dispiace. Aspetta ci fosse il preside. Professore! Porco demonio. E qui nei dintorni? Professore? No. Aspetta. Professore! Ma dove sta lo professore? Ma vai a ranare su. Ma scusatemi. Avete visto i professori? È in sala professore. In sala professore. Non c'è, nessuno. È ma cosa si vede che stanno arrivando. Stanno arrivando un minutino, penso che arrivino. Hanno fatto il sonoro, dovrebbero arrivare per fare il recupero. Hai controllato nelle stanze? Ah, per il recupero. Eh sì, non c'è nessuno. Ah, è impossibile, andiamo a vedere, dai. Sorbetto al limone dentro la bassa porta non c'era nessuno. Eccoli qua. Non c'è nessuno. Sono arrivati adesso, vai. Ma è impossibile, vabbè. Te lo giuro, stava uno con la barba gigantesca. Sì. È vero. Anastasia. Sempre io. Ogni giorno che passa... Sei sempre più magica perché. Oh, non sta. Ma se ieri mi stavi picchiando. Lo so. E ci sono i professori quindi lo so. Ah, ok, vado. Via. Professore, che è? Chi è su Barbone? Un babbano! Sono Rubeus. Cosa sta dicendo, Quintilius? Ma chi è questo? Rubeus? Hagrid. Possiamo posare il badge. Hagrid? Sì. Ciao Macchiato. Ciao Clary, come stai? Grande Clary, buonasera. Mi sei mancata ieri, sai? Sono successe tante cose ieri. Oh, è la mia allora, preferita, chi deve recuperare? Io. Uno, due, tre e quattro. Bene, sì. Tutti in sala professori. Sì.
Dunque, devo lasciare il badge, scusa. Sì, sì, vai, lascia il badge. Allora, quelli del primo anno siete in tre, mentre del secondo anno è da solo, perciò faremo prima i recuperi di... No, io devo solamente aspettare il mio amico. Sediti, Christian. Io. Allora, sedetevi, quelli del primo anno, che prima facciamo professore! Questo. Del secondo, sì. Professore, allora io c'ho un problema. Cioè? Praticamente ieri mi hanno tolto 50 punti. Ma già... 50 punti Grifondoro, devo rifarli, capito? Devi rifare punti. Salve, buongiorno, sono Infensus. Allora, le darò un compito. Mi hanno detto che devo parlare con lei per... Salve, Clarice, Hopkins, salve. Ciao, Daniel. Allora, mi serve solo il signorino Macchiati. Sì, sto qua, eccomi. Sì. Arrivo da voi subito. Sì. Va molto bene, professore, io devo recuperarla veloce. Ma tu non eri morto? Ho sentito un incanto sfenso. Tu non eri morto? Sì. No. E sei morto la casa, mi pare che qualcuno ti ha buttato giù la casa, ti ha sfondato. Sì. Dovete aspettare un attimo. L'hanno ricostruita. Ah, che peccato, porca troia, che peccato. Ma come che peccato, signorino? Ma ci stava quell'altro professore che mi stava più simpatico, quell'altro lo corrompevo subito, capito? Ma guardi che, insomma, non è proprio bello, così fa, perde punti, non li vince. No, ma non farò la... No, allora, quell'altro professore mi ha fatto passare l'esame del primo, ma io non sapevo niente, zero. Ci ha lasciata... Era vecchio? Era vecchio, sì, a voglia, Rubidello, mi sembrava il bidello, come si chiamava, quello che c'era, il tuo sostituto. Oh, grazie, Marco. In ogni caso, quel signore anziano avrà visto qualcosa in lei. Sì, certo, te lo dico io che ha visto. Ciao, in ogni caso, signorino, se vuole recuperare i punti... Sì, che devo fare? Qualsiasi allora, cosa. Mi deve fare... una lista di persone che bazzicano vicino alla foresta proibita senza andare all'interno. Una lista di persone? Beh, te la faccio subito. No, non ha capito. Eric? Oggi lei deve guardare un pochettino la foresta proibita. Ah, devo guardare chi entra. Però non devo entrare. Non deve entrare, esattamente. Ok. Se farà questo, e prima di andare a dormire mi manderà una pergamena, se farà questo... Come si chiama lei? Qualche punto Hagrid? Lo recupererà. Rubeus Hagrid. Lei come si chiama invece? Io? Quintilius Macchiati. Perfetto. Allora rimaniamo così. Recupererà qualche punto, sicuramente. Non ti trovo, scusami. Ma qualche punto lo recupererà. Non ti trovo, mi scusi, sulla pergamena. Chi la devo mandare? Rubeus Hagrid. Rubeus. Ah, Rubeus, ok. Perfetto. Molto bene. E ora, insomma, si diverta. Ma devo fare la lezione. Cosa? Devo fare la lezione nel secondo anno, devo recuperare pure lunedì, martedì e mercoledì. Cioè, quali lezioni? Le lezioni del secondo anno. Ah, allora signorino, mi faccia fare il volo quelli del primo allora. Sì, vada. Arrivo subito. Sì, aspetta, vado. Primo anno. Chi deve recuperare del primo anno? Io. Deve pagare il dazio, professore. Grazie Zorro. Grazie mille. Fuori i coglioni, bambini. Allora, fare primo anno. Signori, non moderi i termini. Primo anno. Grazie mille, sempre migliore. Grazie mille, bellissimo. Grazie mille anche a Mr. Samurai. 45-64, primo mese. Grazie mille. Spero che sia il primo dei tanti. Evitando di ascoltare. Sì, ma che cazzo è tutti sti bambini? Oh, qua. Sono arrivato ieri sera per recuperare quantomeno almeno tutte le lezioni di lunedì. Ma che sono tutti sti bambini del primo anno? Possibile. Clary. Professore, dica. Te la senti di fare il recupero dei ragazzi del primo anno? Quella va bene, però deve ridarmi il badge.
Faccio io il recupero. A fine lezione. Di babbonologia. Faccio io il recupero, Hagrid. Devo avere il badge. Però io i libri. Ma te che magie hai? Io? Ma io le conosco tutte. Jude e Claire. Sono sicuro che avete fatto al primo del primo anno, sì. Anche loro. Ma io non mi faccio fare lezioni da uno che è grande quantomeno. Di oggi del primo anno, credo. Ce l'ho tutte. Ragazzi del primo. Mi amplifichi la pancia. Vi serve... Vi serve le lezioni di oggi del primo anno? Sì, lo so, Esimo. No, oggi no. Quali vi servono? A me servono quelli dell'ultima settimana. Una settimana deve recuperare. Lunedì e martedì. Vabbè, più che leoni da noi, recuperiamo tutto. No, stavo scherzando, mi faccio un'altra settimana. Molto meglio così. Io vi faccio lo sconto, 15 galeoni. Quanto costa recuperare una lezione? 20 galeoni a lezione. Io vi faccio, faccio 15. Che io vi faccio 15. Io ti faccio 10. Dimmi. Ma per gli esami com'è? Allora, devo ora. Un attimo quanti galeoni ho. Gli esami sono orali. Ora, signorino Macchiati, venga. Ah, orali? Vai. Sì. In che senso, orali? A voce. Sì, signor professore. Signorino Macchiati, venga qui. Sì. Andiamo nella stanzetta a fare il andiamo. Che dobbiamo fare? Niente a questo punto, signorina. Non penso in questo caso. Grazie. Prestare 500 galeoni. Vuole che le spiego le acromantule? Sia davanti. Va bene. Presumo. Sì o no? Io sì o no? Cosa? Presto 500 galeoni. No, 500 galeoni. Ma la maronna, quando ne vuoi? Utilizzerete questo incanto. Dovrete portare particolare attenzione alla persona che vi ritrova. Ah, ma non pensavo che un quadro parlasse. Ma chi è? Signorino, è la stanza di fianco. Non lo so. Ah, la stanza di fianco? Okay. Sì. Professor Wright, abbassi la voce, per favore. Molto bene. Allora, sì. Signorino, quali lezioni deve recuperare? Quella del lunedì, del martedì e del mercoledì. Mi dica lei. Del secondo anno. Grazie, Edmond Dantes. Un attimo. Sì, certo. Colorare oggetti, come ad esempio... galeoni, eccetera. Lei non ha un'agendina con l'orario? Un'agendina? Prossimo incantesimo. Con l'orario scolastico? No, purtroppo no, non ce l'ho. Avis. Se mi puoi mandare una pergamena con scritto tutti gli orari, allora io Avis. Me li segno. Non lo so. Allora. Avis è mi dia solo un secondo. Che scaglia certo. Uno stormo. Lei è appena uccelli, passato al secondo latino, anno. Avis, certo. Vuol dire uccello. Allora le servirà la lezione della mandragora. Che è la lezione della mandragora? No. Sono più o meno 9 incantesimi che le serviranno. 9. Sì. Ma io devo scegliere il ramo o no? Ok. Assolutamente sì. Quando? Non l'ha ancora scelto. Ah, eccolo, professore! Ah, bello! Ah, ma che? Ah, ma si sente pure da fuori? Certo. Ok, così va bene? Comunque, signorino Macchiati. Così fa molto. Com'è? Si sente un po' ovunque. Ah, pensavo che voce alta era... Cioè, questa qua che a me si sentiva ovunque. Signorino, abbassi la voce. Sì, questa qua. Sì, perfetto. Grazie, allora, mi scusi. Lei in cosa vorrebbe essere amplificato? Amplificato? Magia oscura. Voglio diventare un mago nero. Signorino, non è una specializzazione. Le specializzazioni sono Virtus, Ordinarius, Infensus, Defensus. E io voglio imparare la magia più potente che ci sia. Voglio ammazzare tutti qua. Non tutti voi, professori. Ammazzare i cattivi. Con la magia nera. Oscura. Ha capito allora la lezione? Quindi non è stato amplificato? No, amplificato di che? Vuole sapere. Ha scelto il ramo. No, io non ho scelto il ramo ancora. Allora, se la sua indole è aggressiva... No, mi scusi, quello l'ha già imparato. Vorrebbe farla pagare a qualche bolletto. Protego, esatto. Ovviamente solo ed esclusivamente durante la crescita, senza che il tutto vada a impattare il suo futuro. Le consiglio Infensus, potrebbe essere una valvola di sfogo utile. Cioè si deve allenare. Infensus? Sì. Ok. Bello, mi piace.
Beh, di certo non mi piace, tipo, come si chiama? Di certo non mi piace quella roba là che curano i culum. Curum. Quella roba là non è che mi piace tanto. Però, in Vesus forse potrebbe fare al mio caso. O forse io la vedrei anche bene come un trasfiguratore. No, i Transformers se lasciano dove stanno, per favore. Allora, c'è solo una scelta. Appunto, Infensus. Trasfiguratore? Che fa trasfiguratore? Beh, diciamo che in un futuro potrebbe anche trasformarsi in un bellissimo animale, tipo un cane o cose di questo genere. No. Infensus. Molto bene. Dici che diventa un trans, porca puttana. Ovviamente in RP, eh. Signorini, vi saluto. Molto bene. Sì. Allora, signorino, parliamoci chiaro. Lei vuole delle lezioni? Okay, Rubeus Hagrid, la bacchetta viene sprigionata all'intensa. Mi scusi, ma che è sta puzza? Che puzza? Io non lo so, sento. Io sento una puzza di merda, porca troia, non so che roba è, ma che è? Ok. Ma non la senti? No. Ma lei ha sprigionato... Non lo so, ma che roba è? Ma un'energia... Un'intensa energia, dove? Perché sento un odore un po' strano. Beh, ora è stato amplificato nel ramo Infensus, appunto. Ah. Perciò è quello che sente lei. In ogni caso, signorino. E dove sta scritto Infensus? Mi scusi, non lo vedo. Io qua vedo lei... rami della magia, vedo. Sì. Vedo anno, secondo anno. Leggo che, insomma, allora, c'ho vari rami, spiego, ma... Sì. Le spiego. Allora... In sostanza, quando lei è specializzato in un ramo, significa che potrà progredire di più a livello teorico, fisico e tutto il resto in quel particolare ramo, mentre per gli altri le conoscenze rimarranno limitate. Mi scusi, mi sa che sono limitato io. Mi può ripetere, per favore, un attimo, in maniera molto calma? Allora, diciamo che i maghi esperti sono coloro che arrivano ad avere una conoscenza totale del proprio ramo. Perciò, okay. Nel suo caso, lei potrebbe diventare in futuro un esperto di Infensus, ma allo stesso tempo... non potrà amplificare altre conoscenze. Significa che... Come no? Perché? Magari con l'età sì, ma non subito. Ci vuole anni e anni di esperienza per conoscere tutto di un semplice ramo. Per esempio, io sono un difensore. Cosa mi consiglia per attaccare? Infensus? Sì, quello è il ramo giusto. Ma non lo deve prendere come un ramo per fare del male alle persone. Lo dovrà prendere più come un ramo per sfogarsi in sala duelle. Ok, oppure contro gli animali, contro la foresta oscura. Beh, quello magari preferirei di no. Va bene. In ogni caso... Sì. Facciamo, visto che l'ho tenuta qui già un bel po', sì. Facciamo delle lezioni molto rapide. Mi si è rotta la bacchetta, appunto, sì. Ma come le si è rotta la bacchetta? No, mi si è rotta la bacchetta, sì, nel senso... sì. Sì, ho capito. Ok. Bene, allora, agguamenti, signorino. Sì. Non incantesimi in aula, professori. Mi scusi. Allora, le spiegherò le lezioni pratiche. Agguamenti. Acquamenti, sì. Agguamenti è un incantesimo che sprigiona un forte getto d'acqua
che può essere anche utilizzato nelle coltivazioni. Semplicemente è un incantesimo del ramo. Vediamo se lo sa. È un incantesimo. Sì, un attimo. Sì, sì, lo so. Allora, devo un attimo fare un attimo mente locale. Oddio, de che è? Elementus. Molto bene. Sì. Elementus è. Ecco lei. Ora mo. Agua. Aguamenti. Oh. Sì. Lo raccolgo. Perfetto. L'altro incantesimo. Sì. È l'evoluzione di Vermilius. Vermilius. Che è l'incantesimo offensivo che ha imparato al primo anno. Sì, sì. Questo incantesimo. Sì. Vermilius. Allora, questo incantesimo è esattamente come quello precedente. Solo che fa male. Evoluzione. Cosa? Solo che fa più male. Esattamente, fa esatto. Un pochino più male. Beh, me li dai 2 punti in Gryffindor perché l'ho capito al volo? Signorino, lei sa come prendere punti. Lo so. Lo so pure come ecco. Pigliare un culo, però. Allora, l'altro incantesimo si chiama Vermilius. Vermilius, ok. Esatto, ed è l'evoluzione. Ed è chiamato anche Green Sparks. Green Sparks, ok. Esatto. Un attimo. Mi saluto tutti, un attimo solo. Ma te lo sto salutando prima. È un incantesimo del ramo Infensus. Sì. Che cazzo? Un secondo. No, non è che ha rotto il cazzo lui. No, non ha rotto il cazzo, raga. Cioè, RP è. Vermilius. Lapis è un po' una merda, come... Cioè, come incantesimo. Avis. Una cagata. Fumos invece... Può essere buono. Eccolo qui. Grazie. E ora l'ultimo incantesimo, che era quello di ieri, mercoledì. Sì. Anzi, di oggi, scusi. Oh, Accio è bello. Ora il libro Accio lo conosco. Asco lo conosco. Accio praticamente tira a sé tutti gli oggetti. Tira a sé tutti gli oggetti. Di dimensioni enormi. No, signori, piccole, no. piccole. È basato sulla volontà del mago. Esatto. Se voglio tirare a me un oggetto piccolo, allora tiro a me, accio. Me li dai 20 punti a Grifondoro? Ho risposto bene. Prima i teorici. Sì. Gli ultimi libri? Sì. Quindi quali sono? Vabbè, dopo vedo. Quali sono? Allora, ci sta Fumos, che è importante. Sì. Mi dica tutti gli incantesimi che ha conosciuto fino ad ora. Ma tutti. Quelli del primo anno tutti. Allora, c'ho Aguamenti, che diciamo che non è che serve a chissà che, secondo me. No, assolutamente no. Esatto. Poi c'è sta Flipendo e Rictus Embra, questi servono. Direi proprio di sì, signorino. Poi ci abbiamo Vermilius, che fa più male di Vermilius. Ma vanno usati insieme, prima Vermilius, poi Vermilius? Fossi in lei, io li userei insieme.
È una bella combinazione. E l'Apis invece fa mai non male dei Vermilius? Ma io userei anche l'Apis. Sì. Fumos serve per la scena. Oggi abbiamo Vermilius, no, è uguale. Allora lo devo rifare. Vermilius. Ok. Poi abbiamo l'Apis, ha detto. Sì. Poi? Beh, direi che questi sono quelli utili. Potrebbe aggiungere Color Lumos, che sarebbe lo Color Lumos? No, no, è inutile per i duelli. Aggiunga Protego solo. Protego potrebbe... Protego, esatto. Sì. Color Lumos è totalmente inutile. Fumos via. Arco. Fumos. Un attimo, eh. Sto a cercare anche qua. Sanitatem. Per togliere una cosa dalla da sta roba, che devo fare? Per togliere una cosa dalla barra, capito? Deve letteralmente aspetti. Ok. Allora, ci abbiamo. Fatto. Perfetto. Protego. Flipendo, Rick, tu sembra. Vermilius. E l'Apis, basta. Non serve altro. Momento solo, raga, un attimo che devo fare un attimo sta cosa perché è importante. Allora, Vermilius col 4. Poi ci sta Vermilius col 5. Poi ci abbiamo l'Apis sul 6 che fa male. Poi ci abbiamo Color Lumos che non so. Aspetta, eh. Color Lumos, erca. Perché Color Lumos? Color Lumos. Allora, questa serve per fare tipo la luce. Eh sì, ma non le servirà mai in duello. No, in duello, in giro io dico. Ah, ok, in quella giro è sì. Protego, Flipendo, Rictus Embra, Vermilius, Lapis. Molto ecco. Bene. Protego. Vede che è molto veloce anche. Sì, questo è ok. Però... devo... Un attimo, eh. Quella deve che farci solo acqua. L'abitudine. Spruzzava acqua, com'era quella che spruzzava acqua? Acquamenti 7-8 Rubeus? Sì. Se vuole, signorino Macchiati, lo intrattengo io. Che ne dice di fare la lezione di occlumanzia e legilimanzia ai signorini di là? Oh mamma mia, va bene. Acquamenti! Una bella spruzzata! Spruzzavi acqua! Dalla bacchetta! Acquamenti! Acquamenti! Fantastico!
Omos. Non faccia troppo casino, signore. No, 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 ma aguamenti. Aguamenti. Ma fa male? No, fa pochissimo. Ma lei non ha detto che... Ma non ha detto che il getto dell'acqua era solo per innaffiare? Aguamenti. Fa anche un pochino male se arriva addosso a una persona, ma ovviamente un mago del suo livello. L'aguamenti non farà quasi solletico. Ah, ok. Color Lumos. Grazie mille, grazie. Rictus sembra. Vedi. Tutto ok. Color Lumos devo metterlo sul 9, non sul 0. Che dopo un problema, Color Lumos via. Lo metto sul 9. A parte metto Lumos e basta. Lumos sul 9. Ok. Perfetto. Allora sono finite. Lumos. Finite le lezioni. Ok, preciso. Ok, allora leviamo. Deve spiegare Clumanzia la legge Limanzia. Vada col signorino Macchiati. Sì. Professor Wright. Eccoci. Grazie Loris Armandini, 15 mesi di resub, grazie mille. Un bacio enorme, grazie mille, bellissima, grazie. Grazie mille anche il Crash 01, 28 mesi di resub, grazie mille. Facciamo dopo la lezione del club? Sì. Ma non c'è oggi il club? Certo che c'è. Ma l'ha fatto... L'altro ieri, signorina. Infatti ho già mandato un sonorus, cioè ho già fatto un sonorus. Stavo prendendo appunti, non ho ascoltato, scusi. Ci vediamo alla capanna e le lezioni verranno recuperate appena subito dopo il club. Bene. Allora, grazie mille Loris Armandini, 14 mesi, grazie mille Crescio, grazie mille Kira 7Y, ciao bellissima, grazie mille, un bacio enorme, grazie mille, bellissima. Grazie mille anche a Edmond Dantes 7, 2 mesi di resub, grazie mille. E Daniel Costo 77, 5 mesi di resub, grazie mille. Grande. Vi state a divertire, ragazzi? Io spero di sì, spero. Car... Clary! Che stronzata. Che? Perché? Che è successo? No, un'altra cosa, Marchiati. Che è successo? Clary! Clary, fermati! Clary! Che c'è? Sta andando a lezione. Ah, sta andando a lezione. Posso venire con lei? Guardo, sto zitto e guardo. Se ti interessa il club di cura delle creature. Sì, come no, mi interessa, a me interessa stare con te, cioè... A me interessa stare con lei. Ma non è detto che ti sto sulla bacchetta. Oh, che è? E mo mi stai sopra la testa, no? Sopra la bacchetta. Dici sempre che ti sto antipatico e ti sto sulla bacchetta. No, in realtà no, che ma in realtà... Che state facendo? Ma in realtà ti voglio bene, ma in realtà io ti voglio bene, non è vero. Oh! No! Ma... Chiedo scusa. Chi è stato il bastardo? Bastardo a me. Flipendo! Ah! Rictus sembra! Vermilius! Che qua? Ah no! Protego! Flipendo! Rictus sembra! Porco diavolo, mi ha bruciato! Flipendo! Vermilius! Lapis! Porco demonio, brucia! Fumos! Flipendo! Rictus sembra! Vermilius! Lapis! Ma te faccio vedere, ma te ammazzo! Fumos! Orca! Rictus sembra! Vermilius! No! Ehi! Ma chi? Aguamenti! Flipendo! A lapis! Fumos! Rictus sembra! No, sparito! Bastardo!
Vermilius, Rictus sembra lapis. Bastardo, non è. Aiuto, sto per morire. Aiuto. No. No, 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 sto per morire. No, fermati, 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 sto per morire. Non ti voglio ammazzare, tranquillo. No, no, nemmeno io ti voglio ammazzare. O forse no. Bastardo. Flipendo. Rictus sembra. Vermilius. Vermilius lapis. No! Come non ci sta più l'alert da vicina? Sì, che ci sta, punto esclamativo vicina. L'olio è olio. Ci sta qui? Non citare, sotto non citare altri streamer. Non li dovete citare, cazzo. Grazie mille, Confinator. Un euro, grazie mille. Grazie. È grandissimo per mio, grazie. Ma perché non funzionano le donazioni? Aspetta, fammi un attimo andare a vedere due cose. Perché non vanno? Perché non vanno? Secondo voi, ragazzi? Sì, sì, lo so, lo so. No, non è spenta la cassa. È buggato il coso. Il programma. È buggato il... una madonna, guarda là. Tutto buggato, tutto. Madonna, quanta roba ci sta. No, è buggato il... Voglio che te ne vai a fare in culo. Ah, ecco. Puoi ripetere il nome della ricetta? Vai a fare in culo. Ok, funziona, funziona. Sono svenuto, ok. Oh! Ma chi è quel bastardo là? Allora, comunque, a differenza di GTR, ci credo che Matteo è più felice qui. C'è gente che è veramente simpatica. Si divertono. Esatto. Porco demonio. Ma che cazzo fai, porco diavolo? E mo' sta a partire tutte quante, partono. Ma che cazzo è? È gratis, Adoni. È gratis, gratis. Ma che cazzo è? Mollato impero? A voglia. Senti, mi puoi un attimo dai mota. Il megafono! Eccolo qua. Direttamente dalla Cina. Un megafono, porco demonio. Non c'ho più cibo e acqua, non c'ho. Mi do io. Ah, non c'ho più neanche io. Andiamo a comprarli, vai. Andiamo, andiamo. Jim, non qui! Che ci sta qua? Che? Che è qua? Non c'è nulla qui. Sorbetto al limone. Pelato. Andiamo. Pelato a chi? Oh, pelato a chi? Al mio sponuto qui di là. Ma che pelato a chi? Io sono dentro. Vieni, vieni, vieni. Mi chiuda dentro, per favore. Bastardo. Bastardo. Sei guardato il piango fe. Bastardo. No. No, a me non piace il caffè. Ritto sempre. T'ha fregato. Bastardo, porco diavolo. Come andrà, struzzo? Che cazzo, lo volevo chiudere là sotto, lo volevo chiudere. Tutta la sera lo volevo passare là sotto. Chi è qua, stronzo? Ecco Marco. No, dai, venga. Devo prendere il cibo. Qua, qua. Gorbo, quanto costa? Glielo offro io, infatti. Costa troppo. Singozzi, porco. Grazie, grazie.
La vivanda è qui. Che troia, lo facevo stare là dentro, guarda che sei veramente... Dai, su, prendi. Bravo. Ok, grazie. Oh, grazie. Mi sento meglio. Prego. Ma te sei del secondo anno? Sono del quarto. Ah, del quarto. Del quarto, sì, sì, infatti. Ma senti, ma lei sa dove sta la foresta proibita? Venga. Sì, perché ieri il Grifondoro ha perso un sacco di punti. Devo, devo insomma, trovare una lista. Deve farne per DNA. No, no, devo fare una lista per il professor Hagrid di persone che bazzicano vicino all'entrata de... lì. E devo... Ah, fa la guardia. Esatto, devo fare la guardia, esatto, merda. Esatto. Là? La guardia di merda. La guardia di merda la farei tu, la farai. Guarda tu che faccia del cazzo che c'hai. Tu c'hai proprio una faccia di merda. Una faccia proprio da oliva alla scolana. Sì? Sì, sì. Voglia, voglia. Tema. Io o tu? Ma è una circostanza, pelato. Ma pelato ci chiami a sorda? Non le ho. Porco diavolo, non so fare. Venga, venga. Andiamo, andiamo. Ma tua madre vende le fodere? No, non le vende. Ah no? Dov'è? Sopra o sotto? Sopra, coglione. Venga, venga. Andiamo, andiamo. Ormai tutti quanti sanno sta cosa delle fodere a pagamento. Vengo sicuro da qua? Tanto. Ma io non so le passaporte qui. E nemmeno io. Nemmeno io, mi scusi. È qua? Eccoci, eccoci. Porca. Venga, venga. Sì, sì, andiamo, andiamo. Quando è stanco, ragazzi, quando è stanco qua sotto, che si vede la potenza, cioè, si vede tutto un po' sfogato, ecco, è normale, ragazzi, tranquilli. Quindi sei gay, ho visto il video su... Ma non sono gay, raga. Ma che video hai visto su TikTok, porca madonna. Salve. 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 Sapete indicarmi dove è l'infermeria? L'infermeria è sempre dritto. Allora, se vai sempre dritto qui, vai sempre dritto, là. Devi fare giro del castello, vedi un portone grosso, enorme, sì. Ok? Entri dentro il portone enorme, che è l'unico portone più grosso, scusi, il portone più grosso quello. Che ci sta. Poi sali le scale e vai sempre dritto, sulla sinistra. In alternativa può prendere la passaporta che è ubicata lì di fronte a lei. Ah, qua, veramente? La fontana, la passaporta? Sì, entri dentro la fontana. Ma veramente? Ma non c'è la passaporta qui. Certo che c'è. E dove? Quintilius. E dove sta? Quintilius, seguimi un attimo. E dove sta? Io non la vedo. Oh, io sto toccando ma non vedo passaggi. Non stai capendo, Quintilius. No. Quintilius, siamo in due a non capire. I tuoi genitori erano parenti? No, perché? Ok, capisco, buono a sapersi. Comunque lei può andare, prego. Forse era Quintilius che non sapeva usare la passaporta. Prego, prego, sì. Avanti. No, non ho capito molto, arrivederci. Arrivederci. No. Non ci va sto coglione, vabbè. Come ti chiami tu? Arbros, Charles, Rose, Roche, Biff, quarto. Non vedo il nome. Me lo puoi, me puoi mettere di che tabù? Ok. Sì, bro, fermati un attimo. Andiamo. Io fatto lo screenshot. È buono a sapere, sì. Sì, sì. Andiamo, andiamo. Pulisca pure lei la spilletta, però. Io? E come ovvio. Si fa? Con la runa. Anzi, con la formula 3. Qual è la runa?
grande Mirko! Grazie! Un attimo. Grazie Mirko! Grazie mille Mirko! Grazie, grande, grandissimo Mirko! Grande! Grandissimo Mirko, qua non mi trovo però il tono, cosa sto patonito. Allora, un attimo solo, Mirko! AST Roma 1. 10 sub gift, porco demonio Mirko, oggi! Grazie mille Mirko, grazie! Grazie, grazie mille, bellissimo, grazie. Andiamo! Come si fa? Gemma? Fatto, ho attivato la runa, andiamo. Ottimo. Andiamo, andiamo. Albros, non te lo faccio vedere. Cosa mi vuole far vedere? La foresta proibita. Ma non credo che qui si trovi molta gnagna. No, la foresta proibita è il... Ah, dov'è? Qua dritto? Esatto. Ma perché è buio? Boh, io vedo tutto scuro. Si aspettava pure l'illuminazione. Ancora non è partita la cassa con Finator. Orco demonio, perché? È vero. Oh, no. Orco demonio. Qua? Oh, ma qua che sfiga. Ma dove siamo? Mi segua. Sì. Non era lì l'entrata. Mi segue. Sì. Lì non ci posso entrare perché almeno mi espellono. Godus, che magia è? È un'esclamazione. Ah. Oh, i funghi. Già le forbici. Comunque, Watt, non farai mai i download di Harmony. Che roba. Com'è? Sei dove sta l'ulago? L'ulago? No. Qua sotto? Non lo so, cerchiamolo. Non mi ricordo io. Ah, qua, ok. Qua sta l'ulago, qua. Ottimo. Eccolo. Oddio. Mo mangiampo. Se mangiampo poi in casino. Spero di non giambarmi. Ma va così. Aia. Urca, sei alto. Hai visto quando è alto? Toccherebbe che ci mangiano, non so, uno con la cieca. Ma dove sta roba? Oscura. E chi c'è? Ma siamo tornati sempre lì dove sta la fontana? La foresta nera dove sta? Oh! Ma la foresta nera dove sta? Ma siamo tornati lì alla fontana? Ma porca!
Qui tocca trovare qualcuno che ce lo dica. No, Patrick, non so io che le metto le pubblicità, purtroppo. Comunque, se ci stanno troppe pubblicità, ragazzi, se ci stanno troppe pubblicità, basta pagare tipo 4 euro, mi sembra. Ho capito. Mazza, quanto è scuro lei. Sì, io metto mangio. Io metti mangio. Ma che è qua? Perché vuole mangiarsi me? Perché sono mangia morte. Mangia torte. Mangia morte. Mangia mozza. Come? Bello questo. Che due mutatari. Che due bacchette. Ma che ci sta qua? I sotterranei? No. Ma come si va? Cioè, io non capisco come si va. Dovrebbero darci una mappa quando... come dire, iniziamo... Non trovi? Eh sì, serve una mappa. Almeno non facciamo tutte queste camminate inutili. Tutte queste stronzate. Ora ci sarà un passaporto sicuramente da qualche parte. Da qualche parte qua sta una passaporta sicuro. Madonna qua. È purpu? Madonna, che rottura di cazzo. Ma dov'è che si va dentro la scuola? Così grosso sto cazzo del castello. Aritmanzia. Porca troia, che labirinto. Sono d'accordo con lei. Ok. Io la parola grosso. Andiamo, andiamo. Speriamo ci sia qualcuno qua. Grazie mille, Siciliano. Grazie mille. Ho perso 10 ore con questo, porco demonio. Ho perso 15 ore. Ho perso una vita. Ho perso una cazzo di vita. Ho perso con questo. Porco demonio. Aspetta, aspetta, coglione. Venga. Questo lo voglio ammazzare. Eccolo. Mi segua. Sì, ti seguo. Non vedo. Non vedo. Guarda come mi segue. Recto sembra. Bastardo. Flipendo. Bastardo. Io non ti voglio ammazzare. Io sì. Perché ti rincanti? Io. Sto perché? Bastardo. Perché questo qui mi chiama bastardo, coglione. Mi chiama. È cattivo, mi insulta. Sbora. Perché? Mi dice sbora, mi dice. Come? Mi dice sbora, ha detto. Senti, ma mi chiama sbora, mi chiama. Perché la chiami così? Perché è cattivo. Non mi hai detto quella parola. Cattivo.
equivoca. E cosa gli hai detto? Chi è? Oh, sniff. Chi è? Ma che è? Cosa? Ma che è? Ma lo senti? No, che non sento. Che si senti? Oh, la madonna. Scusa, però. Sembrava qua. Eh? Scusami, il poltergeist che sento solo io, del numero di merda, okay, che è stato a poltergeist. Ah, ok, capito. Non si fa, non si insulta una persona più piccola. Grazie mille per aver scaricato WOT. Oddio. Com'è? Oddio, grazie. A me sembrava... Senta, ma che cazzo è? Oddio. Mi scusi, ma per quale motivo i capelli bianchi? Perché sono vecchia? Così. Non ti permettere, almeno non sono no? Ah, perché? Come ha detto? Cosa? Che ha detto? Che ha detto? No, lei cosa ha detto? Io non ho detto niente. No, lei ha detto che io sono pelato. No, no, ha detto pare, per non mi permetterei mai, no. No, mega. No. Sai, ti do un filo, la bacchetta? Dentro il naso. Ah, okay. Dentro il naso te la metto. Ti tiro fuori tutte le caccole fin quando non te disidrato. Ma sì? Quale? Si chiama puffola. Puffola? Sì, che la puffola ti mangia le caccole. Ah, non lo sapevo. Lei come si chiama? Atena? Io? No, mi chiamo Carly Atkins. Ah, Carly Atkins. Ma ci siamo mai conosciuti? No, Carly. Cari, ecco, vedi, sbora. Io non sboro! Ma che dici, coglione? Tu hai detto, ma perché mi chiami coglione? No, non si dà del coglione. No. Flipendo! Coglione. Ricto sembra! Vermilius! No, oh. Porco. Fate un duello, no? Flipendo. Ma fate un duello. Flipendo. Le scale, no? Porca, capito? Aia, non ci vedo più. Ma è cattivo, aiuto. È no, cattivo. No, qui non si può andare. È cattivo, come no? Perché? Chiusa la porta? No. Mi segua, Quintilius. Lo devo portare in foresta. Bastardo. Flipendo. Perché lo vuoi portare in foresta e lo vuoi uccidere? No. Mi vuole ammazzare, ha detto che mi vuole portare su una foresta. Non lo voglio uccidere. Sì, è vero, ha detto che mi vuole uccidere, mi vuole aiuto, signorina Atkins. Ho intenzioni pacifiche. Faccia qualcosa, aiuto. Sono un rossniff. Cattivo. Il primo anno, il secondo anno in foresta. È cattivo lui. Ci sono scarablastoni. Cali, aiutami. Godus. Cali? Dogalo. Cali. No, non cadi, scali. Ah, cali. Sì, cali. Quintilius, non faccia lo scomerite! Flipendo! Oh, astro giù! Vermilius! A posto, ti senti bene? No! Colpa di sto bastardo! Ma finiscilo! Se ti fa male! Chi è? Io. E quello là è cattivo, aiutami. No, tu sai che avete capelli. È cattivo, questo qui è cattivo. È cattivo, Arbros. Ho capito, cari. Mi vuole portare nella foresta nera. Mi vuole uccidere. Mi vuole questo qui. Mi dice bastardo, coglione, sbora. Mi dice tante cose brutte. Mi dice. Sì, mi spiace. Digli qualcosa. Non lo fare più. Esatto, non lo devi fare più, capito? Altrimenti. Decidi tu. Lo dirò a Gesù. A Gesù? Ma dillo a chi cazzo deve fare, re Flipendo. Signorina, mi aiuti. Mi aiuti, per favore. Allora, devo andare nella foresta ancora, porco, guarda. Mamma mia, madre, aiuto, che dolore. Aiuto, dice pure di questo. Gli facciamo fare boom. Sì. Ah. Vai un bello bombarda. No, c'è Dragon, arriva più male. Ah, belle calze che c'ha la signorina. Stiamo avendo una conversazione privata. Che dici? È privata la conversazione, è privata. Ecco,
Conversazione privata con mezzo sangue, fantastico. Devi fare la conversazione. Ma mezzo sangue chi? Chi ha detto che è mezzo sangue? Io non sono mezzo sangue. Ma no? No. Devi andare in foresta. Cosa sei? E poi? Io? Sì. Io sono puro sangue. Non mi sembra. Da che ti sembra? Dai, sentiamo. Me l'hai detto tu. Non è vero. Io sono puro, 100%. Te scambio con un altro. Andiamo al ministero a chiedere. E vai al ministero, vai dove ti pare. Voglio sapere, voglio capire questa questione. Tu lo vuoi portare in foresta? Perché lo vuoi portare in foresta? Io sono puro sangue, che cazzo vuoi da me? Perché lo vuoi portare in foresta da solo? Me l'ha chiesto lui questo. No, allora, conversazione privata, mi fa parlare in privato con la signorina? Allora, tu perché vuoi andare in foresta? Cosa vuoi fare? No, io, me l'ha detto Hagrid. Ok. Hagrid lo vuole portare in foresta. No, Hagrid mi ha detto che devo andare porco. No, fuori dalla foresta a controllare chi arriva, chi ci sta. E tu? Capito? Del secondo anno. Me l'ha detto Hagrid. Ah, sai che in foresta però ci sono delle creature? No, dentro, fuori dalla foresta. Ah, ok, allora non c'è problema. Ma non so dove si entra, cioè non so dove sta. Io lo so, e quindi ci siamo persi. Non è vero, tu mi hai detto che lo sapevi, mi hai portato in giro. Io sapevo solamente un'entrata della foresta. Vuoi venire anche tu? Dove? Vicino alla foresta. Chi è questo, un altro? Piacere. No. È mio fratello. Tuo fratello? Purtroppo sono suo fratello. Ovvio. Ah sì? Due testa dei cazzi, uno peggio da un altro. Mi compiaccio. Sempre. Flipendo! Beh, su uno le posso dare ragione, ma su di me proprio no. Basso pelato. Ma lo vedi? Basso pelato a chi io? Naniforme! Goblinoide. Dai, sì, lascia stare. Scusami, ti sono schiappato, non volevo schiappare te, scusami. Oddio, aiutami. Qual è la magia più potente che conosci, testa di cazzo? No, Vermilius. Vermilius. Lapis. Ma brucia te, affanculo, aiuto. Aiuto. Schiantalo, fagli male. Bloccatelo. Aiuto, Anastasia, aiutami, Anastasia, aiuto. Anastasia. C'è sta uno che è cattivo lì, c'è sta uno che è cattivo, questo qua, questo qua. Aiuto! Questo qua è cattivo, questo. Questo qui. E picchialo. Lo sto a picchiare, ma ripendo. Recto sembra, Vermilius, Vermilius. Lave, no, scusami, porco. Vai, continua. Da marca Vermilius, Vermilius, Lapis. Fomas, morto? Ma no, sto perché è ancora vivo. Morto, Oh cazzo. Quindi un piccolo aiuto. Aiuto. Ora mi devo girare di cazzo. Brava, ti devi girare. Brava, io te l'ho detto io. Vai, fagli Vermilius, fagli le cose, te l'ho detto. Brava! Scusate ragazzi. Brava Anastasia! Scusate per mio fratello. Così mi fai impazzire però Anastasia. Mi fai venire voglia. Mi fai addrizzare la bacchetta. Ecco. Devi impoderarla, che hai detto? Comunque. Oddio, Anastasia. Io devo andare nella foresta proibita. Addio. Me l'ha detto Hagrid, me l'ha detto. Non credo. Addio. No, non dentro, fuori. Però, allora, il ragazzo, quello là, io l'ho detto, se mi poteva accompagnare fuori dalla foresta proibita. Sai che mi ha detto? Sì, ti ci porto. Ah, ma è finita la lezione di Hagrid, Dai, mo è finita. Anastasia. Ancora ti serve? Ma Anastasia. Guardi, porto un lui. Pizzi, guardi. Ma c'è il commentator qua? Sì. Ah, ma c'è... Ho portato io. Lo porto là. Mm-hmm. Ma come mai siamo... Ma l'entità c'è ancora? Ma che entità? Sono io l'entità? Oh. Io veramente mi stavo facendo facendo la mia sessione di meditazione e qui sono arrivati tutti. Complimenti, Mira. Se in caso di trovare in pericolo saresti a rompermi le palumbe. Una botte di ferro, direi. Più forte di loro. Non attaccato. No, ma sono muto. A testa del bluffa! No, poverino. A rompermi le bluffe. È stato vittima di uno. Di bullismo. No. Quella Grifondoro là. Attento che qua è in mezzo a due fuochi, Ma dove è andato? Madre di Dio, ragazzi. Comunque, non piaccio a nessuno. È venuto un infarto.
Ma poverino, ragazzi. È stato adescato da quell'arpia della Grifondoro. Non mi ricordo mai come si chiama. Quell'arpia, come si chiamava? Vieni. Intorno a tuo fratello. Morto, mi sa, avete terminato. Guardi, scusate, io veramente mi fa vergognare. Mi fa vergognare. Lo so, a mezzo sangue è difficile fare RP. Mezzo sangue Si può fare. Io ci ho provato con mio cugino. Ho sentito un attaccati al cazzo. E io veramente non. Ma chi? Attaccati al cazzo. E ai miei genitori mi hanno detto cazzi tuoi. Chi cosa? Meglio che non dico che sì. Anastasia. Mezzo sangue, perché vengono visti male. Vengono visti come se fosse un. Sì, io sono 5 volte, abbiamo detto. Ieri sera abbiamo visto. Vieni qua che non sta lo sterminio. Cioè, lo sterminio, capito? Sta le scimmiatrici, sì, l'abbiamo vista. Anastasia! Dov'è Anastasia? Sì. Ecco. Puoi venire un attimo? Dov'è Anastasia? Continuo. Eccolo. Ciao. Ti accompagno io in foresta. Fuori dalla foresta devo andare. Allora, ti stavo dicendo, praticamente mi ha detto Hagrid che devo prendere i nominativi di chi gira intorno alla foresta proibita. Okay. Intorno, non dentro. Tu ci sai andare? Sì. Ok, allora mi faccio aiutare da Taurus. Grazie, Anastasia. Figurati. Ciao. Ti posso dare un abbraccio? No. Perché? Un abbraccio magico. No? Bersaglio, non tutti. Aspetti che me lo segno. Eccolo un attimo, il pelato. Andiamo. Madonna. Tutto ciò solo perché sono mezzo sangue, porca troia. Cioè, vi rendete conto? Solo perché sono mezzo sangue. Che cazzo. Solo perché è rimasta male. E allora lo so io come si fa. Devo usare il vecchio trucco dei fiori riciclati. le chiedo scusa in un modo molto particolare, ovvero gli regalo dei fiori e gli chiedo scusa. The Red Punisher, madonna. Una gang dei babbani e mezzo sangue. Sì, infatti è quello che voglio fare. Voglio fare la fazione. Una fazione dei mezzo sangue. Però il problema è trovarli, questi mezzo sangue. Salve, ciao. Ciao. Anastasia. Tutto a posto. Professore Anastasia. L'uomo. No, non è Anastasia questa. È tutto a posto, vi ho alleggerito i pensieri. Atena? No, mi gira la testa. Altea. Oddio, chi è qui su? Piacere. Che cos'è? Droga? Ma lei è un professore? Ah, è un professore? Mi scusi. Sì. No, non si fidi. Non si fidi. Scappa. Perché? Non si fidi. Io non mi devo fidare di lui. Scappa, perché? No, scappate. Oh. Perché? Ma è cattivo? Bene. Ah. Mi dileguo. Professore, noi ci fidavamo. Ma che è successo? Direte con il tempo che sono fa drogati. È importante. Ah, qua si vende la droga? Ciao. Vabbè. Sì. Dov'è il ragazzo? Andiamo? Coco. Andiamo. Marfoy, ma che ne so. Salve. Ciao, Quintilio. Ah, Eric Esulu. Un grande Eric, come stai? Bene, tu? Un momento solo, ridi. Cosa? Ok, no, era giusto per curiosità. Andiamo. Ok, muoio di voce. Serve. Un attimo, Serve. Ok. Ciao, Alan. Come si chiama il ragazzo di Anastasia, te lo ricordi? Daniel? Sì, Daniel. De cognome? Daniel Harvey. Come? Sì. Daniel? Harvey. Daniel Harvey. Harvey con l'H? Sì. No, aspetta.
con l'H. Ok, perfetto, grazie. Grazie, e ciao. Di che? Che niente. Lo faccio vedere. È qua giù? Vieni, vieni, di qua. È qua? Andiamo, sì, andiamo. Bacchetta in mano, che non si sa mai, magari ci sono i dubbi. Sì, infatti. Eccola. Si è fatto apposta perché tutti i miei... Ah! Sì, ma qua se parla, se la sente ridicolo, cioè come molto se spesso fosse... le persone sono dentro, comunque. Ah, ecco, ecco, qua mi interessa. Vieni un po'. Sì. Signorina, lei chi è? Aspetta un attimo, fermati. Si può fermare un attimo? Cosa? Un attimo. Eh? Che devo fare? Ok, a posto, a posto. No, era solo per sapere, tranquillo. Che è? Chi è? Io non ho fatto niente, eh? Ok, perfetto. Oh. E chi è? Aspetta un attimo, cosa? Fermati. Dico. Dimmi. Ok. No, era solo per sapere, era solo per sapere. Tranquillo. Vabbè. Perché? No, era solo per sapere. Oh, che fai? Aiuto. Perché hai fatto flipendo? Ma non lo so io. Chi? No. È arrivato da là. Da dove? Io ero di fianco a lui. Flipendo. È dietro quell'albero davanti, Ma chi? Okay. Ma io non lo vedo, dove? Ma non lo vedo, Flipendo. Scusami. Dove? È là davanti, non lo vedi? No? Davanti, raga, che sto scappando. Ok. Mi sa che l'ho preso. Proteggo! Porco. Lo vedo. Recto sembra. Oh no. Proteggo. Non è quello. Ah no? Proteggo. Serve un attimo. No, ce l'ho con un altro. Aspetta un attimo, fermo. Fai un sorriso. No. A posto, fatto. Chi è? Vermilius! Lapis! Flipendo! Recto sembra! Vermilius! Fumos! Aiuto! Vermilius! Verdimilius! Lapis! Dove stai, Amuneru? Aiuto! Flipendo! Aiuto! Protego! Vermilius! Vermilius! Lapis, mori, a comandare, Mandi, per lo dio, Flipendo, Vermilius, Verdimilius, Lapis, Verdi, porco di Avru, morto, aiuto! Ti ho potetto. Verdimilius, Vermilius, Lapis, porco. Quindi, Lius, sei tutto verde, sei stato avvelenato. Che porca troia. Per me, scusami signorina, fatta male, scusami. Sei avvelenato. Porca che dolore. Guardami, chi è da dietro pure, porco diavolo. Aiuto, c'è un po' di cure? Devi andare in infermeria velocemente. Adesso? Sì. Rieccolo. C'è un po' di cure? Velocemente. No. Che dolore, ai, tutto verde, perché? Se non vai ora in infermeria morirai. Eccomi, c'è un curum lì. Dove? Aspetti. Aia, aiuto! Vieni, Quintilius, all'arte a scendere. Sto diventato tutto verde, aiuto! Oh. Aiuto! Okay. Aiuto, curum! Curum, aiuto, curum, curi! Un curum. Curum, ti prego, curum. Un culum per lui. Salut culum. Grazie. Oh, mi sento già meglio, ma sono verde, continuo a essere verde, perché? Abbiamo un antidoto, Prego, ce l'hai un antidoto, signore?
dove lo andiamo a comprare? E dovete correre in infermeria. In infermeria? No. Ma poi sì. Da un'altra curata? Grazie. Grazie. Ok. Corri, corri. Sì, ma te sei fidanzata, signorina? Cosa? Sei fidanzata? Sì. Come si chiama il tuo ragazzo? Arvel Simons, quello che ha la faccia... Come? Mi puoi fare un attimo lo spelling? Arvel Simons. Arvel con l'H, come si scrive? No, con l'A, con l'A. Arvel. Quello lì che è venuto prima a dire parli con il mezzo sangue? Ah, quindi. Quel testa di cazzo, ok. Arvel, poi di cognome com'è? Con la S, incomincia con la S. Simons. Simons. Ma sto facendo un po'... Grazie, grazie. Grazie. Ciao, ciao. Andiamo. Vengo un attimo. Andiamo da Hagrid nella capanna. Ma che da Hagrid? Lui probabilmente ha un antidoto. Dai, stronzo, andiamo da Hagrid. Lo stronzo che andiamo è? Da Hagrid. Ma comunque se le femminucce ti schifano è perché fai un po' il viscido manco senza manco conoscerle. Dai. No. Venga, non è venga. Per quello, fidate. Che sono fidanzate. Viscido, ma scusami, te chi sei? Scusami, credo sbannato. Avete un antidoto per questo povero poveraccio? Aiuto! Muore. Lenny? Quintilio, aiuto, ce l'hai? Vieni. Ce l'hai un antidoto? Chi era? Come si chiama il ragazzo tuo, Clary? Grazie. Qualcuno sa come si chiama il ragazzo di Clary? No, è single. È single? Sì. Però io sto sulla bacchetta, purtroppo. Ok. C'è qualche culum qui? Culum che mi può curare, per favore? Lo porto dal culum. Fischi tuo e fischi. Quintilius. È un vibratore questo, che è? Ciao, Clary. Ah. Un attimo ne pensi, ragazzi. Quintilius. No. Ciao, sì. Ne presento un culum. Oh. Sì, ciao culum. Salve, salve. Lei è un culum. Culum. Dimmi. Arbros. Piacere, ma i culum... Okay. Vieni, vieni. Ci vuole tanto per imparare a curare? Il giusto. Il giusto. Ma posso imparare anche io che sono un attaccante? Uno che attacca? Perché? Si rivolga a Arbros, lui saprà rispondere. Chi? Non lo so, il Salpeverde, Arbros. Confuso, non mi ricordo. Grazie. Bene. Hai anche un numero nel tuo cognome? Perché sono quarto del mio nome. Gli altri che ce l'hanno fatto? Ma chi è? Lapis. Rex sempre. Capisco. Adrian! Sei dalla mia parte, aiutami. Adrian! È arrivata una guardia. Quintilius, aiutami! Adria, che fai? Sto combattendo, sto coming da fastidio, aiutami. Aspetta, come stai combattendo? Perché? Che cazzo fate, coglioni? Tutto sembra. Ma che devo fare? Colosso. To. Placido. Si è preso male, sì. Vabbè, a volte la chat mia è veramente pesante, è cattiva. No, come in realtà. Cioè, gli hanno detto le peggio parole l'altra volta. Arve? No, credo. Disturbo? La riunione? Disturbo? Settore, volevi specializzare. Che vuoi? No, disturbo? Non. Applicazione alle leggi magiche. Come? Che vuoi? No, nel senso, se disturbo vado via. No, voglio. Io ti ho chiesto che vuoi, rispondi. Ma nel senso, io ho chiesto disturbo, io vorrei sentire. Non essere antipatico, però. Io volevo solo ascoltare, ho detto disturbo perché voglio ascoltare, nel senso. Ascolta, dai, facciamo gli spazio. Okay. Sì, non essere antipatico, è solamente un ragazzino. Sì, sono un ragazzino. Sai sì, fai un saluto, cugina. Fai ridi. Sai cosa ha chiesto tua cugina? Che sto bellissima ragazzina. Cosa ha chiesto? Ecco, meglio che non lo sai. Cioè, non ho capito, scusi. Nulla, di sicuro si è trattato di un fraintendimento quello che mi ha chiesto, no? Che ho chiesto, scusi?
Nulla, nulla, non hai chiesto niente, vero? Non ricordi? Che ti ho chiesto? Mi scusi, signorina, non mi ricordo. Ma no, no, è di... dell'anno scorso. Hai... probabilmente ti riferivi alla scopa. E hai... mi hai domandato come si utilizza una scopa, però in altri termini. Non... cioè? Altri termini. Cioè? Mi scusi, non mi ricordo io. Altri termini. Fatti andare bene questo. Non uscire dalla bocca di Davina. Ovvero, in che termini gliel'ho detto? Mi scusi, signorina. Non c'è bisogno di rivangare il passato, Quintilius. Ma non è rivangare, ma io non mi ricordo. Ma sai che è così della scopa? Sono curiosa. Pure io sono curioso, ma non mi ricordo. Che... come si usa una scopa? Gli ho detto come si usa una scopa, e qual è il no, problema? Non hai detto quello. Come non si usa una scopa? No, no, Teo. Dai, dai, che ci può arrivare. A me non mi saluti più. Sì, ho detto, non mi ricordo, ho detto come si scopa, ma nel senso come si usa la scopa, ma o come si scopa o come si usa la scopa, penso che sia la stessa cosa. Adesso no, non penso. Comprendo, vabbè. Che cosa gli ho detto, signorina Davina? Non mi ricordo. È questo, questo, questo mi ha detto. E allora, ma qual è il problema? Non capisco. Non è la stessa cosa. Ricordati il tuo posto, è importante. Perché se la gente si scorda qual è il proprio posto nella società, poi si creano i casini. Hagrid! Sì? C'ho il nome di tutti, di tutte le persone e quelle che mi hai chiesto, tutte quante ce l'ho. Guardia. Mi dia guardia qualche minutino, signori non manchiati. Certo, l'aspetto. No, nel senso... l'aspetto in capanna. Esattamente, sì, era certo. Quello che volevo fare, di certo. Farla venire in capanna. Almeno impara a bussare sulla schiena a un gigante. Non fa male questo incantesimo. Vabbè ragazzi, cioè nel senso... allora, mi fate andare dal signorino Macchiati. Arrivo subito. Signorino Macchiati, mi dica. Sì, allora Hagrid, ho scoperto... Abbassi la voce, abbassi la voce. Ho fatto la missione quella che mi ha chiesto. Tutti quanti i nomi, cioè, tutte le persone che girano intorno a quel posto. Ha una pergamena? Certo. Li ha scritti? Però in realtà costa un galeone, se ce n'hai una, almeno te, insomma. Perché non c'ho soldi. Non c'ho soldi, signor Hagrid. Prenda. Ah, grazie. Li scriva su una pergamena. E torni da me. 50 galeoni, porco diavolo. Sì, sì, sì. No, ce l'ho, raga. Adesso te le scrivo. Sì. Allora. Daniel Harvey. Tanto che scrive, mi prenderò cura degli altri ragazzi che sono Harvel fuori. Arriverò Simons. Subito da lei. Girava per... è rimasto... girava nei pressi della foresta insieme ad altri ragazzi del settimo anno e... con tono minaccioso. Grazie mille per download! Grande!
un ragazzo molto cupo con un fare a quanto incappucciato dalla testa ai piedi. Girava per la staccionata della foresta in modo accovacciato. Poi andiamo a vedere le foto. Qua abbiamo Daniel, Jesper, Purro, Ung, HS. Questo ragazzo mi ha insultato parecchie volte dandomi del mezzo sangue e dicendomi che se non mi levavo dalle pluffe mi mangiava con magie potentissime. Poi Seth Larry, un ragazzo. Chi è? Ok, pure io ho sentito. Poi Christian. Oh! Ma chi è? Oddio, no, mi si è bloccato il computer. Porco. Ma che è? È aperto! Ma chi è? Oh, oh. Ma che cazzo è? Non mi fa scrivere perché? Ah, forse è troppo lunga. Ok, allora fammi salvare qua. Quintilius, esca pure, scusi, mi sono dimenticato di lei. Può pure... leggerò la sua pergamena e le conferirò i punti promessi. Sta scrivendo altri nomi? Esattamente. Molto bene. Andrò di nuovo fuori. Lei, se vuole, può anche uscire quando ha finito. Tanto sarò qui davanti, perciò me la può consegnare la seconda pergamena. Certo, ce l'ho qui. Perfetto. Te la do? Sì. Prego. Molto bene. Le analizzerò. Certo.
le conferirò i punti e magari anche qualche galeone. Chi è? Chi è che mi sta... Ma che cazzo? Strega calda! Ma chi è? Mi hanno scritto che devo andare a Hogsmeade. Ma no, io... signorino. Ma io non ci posso andare a Hogsmeade. Ah, giusto, lei è minorenne. No, non ci vada. Rimanga... ma c'è stata una strega calda, hanno scritto. Strega calda al 2 chilometri da me. Ma calda che signorino. Vuol dire? Che è infuocata? Ignori quella pergamena. Ma chi è? E che ne so? Non è nemmeno firmata. Ah, non lo so, signorino. Investigheremo con il presidente. Comunque ho investigato tutto, le ho scritto tutti i nomi di tutte le persone precise e cattive che si giravano intorno alla foresta. Molto bene. Ha fatto un ottimo lavoro. Grazie, grazie mille. Le darò qualche punto per oggi. Ma come qualche punto? Ma io devo recuperare i punti. Ne deve recuperare 50, ha detto. Ma una madonna, e quando li recupero? La prossima volta le darò un altro compitino. Va bene. Grazie. Bene. Arrivederci. Ok, ora... una prova per me. Una lettera per me, che è? Un'altra lettera. Strega sotto incendio a 3 km da 3, venga in foresta. Marco. Non lo faccia andare, non vada in foresta. Ma lei ha capito chi è questi? No, ma sarà qualche... qualche... ragazzino stupido. Qualche metallaro. Bene. Oddio, scusa. Ora... quello. Ora, chi ha bisogno di me? Io. Noi dobbiamo capire questa cosa, Hagrid. Sì. Che è successo, professore? Signorino Macchiati, lei può pure andare, ha fatto un ottimo lavoro. Ma non posso ascoltare? Certo che può ascoltare, ma... certo. Questi sono discorsi un po' più... profondi. Privati. E privati. Va bene. Sì, penso sia più che altro una... mi sono solo anche da solo sto venuto. Bene, va bene. Venga, va bene. Signorina Atkins, allora. Portati i primi, no? Salve. Salve. E chi se parla? Quintilius. Ciao, Quintilius. Cose nostre. Ok, posso sentire? Un po'. Ma... esiste la privacy. Adesso hanno cambiato anche. Abbiamo cambiato anche discorso. Quindi se vuoi. No, sono curioso. Sono curioso. Quindi... vabbè, qui si parla tra di loro. Quelli parlano là tra di loro. Niente. Uè! Che cazzo è? Disturbo? Sì. Ok. Vabbè, qui si parla tra di loro, quelli là parla tra di loro, sotto ci sta quelli che parla tra di loro. Non sono il ben accetto. Ragazzi, il problema, ragazzi, cioè ve l'ho detto, è che ho fatto un personaggio, non pensavo che fosse così grave il fatto di essere mezzo sangue. Il fatto di essere mezzo sangue già l'avevo parlato anche con Anastasia fuori RP. Gliel'ho chiesto e mi ha detto che purtroppo i mezzo sangue non vengono... non hanno molto RP all'interno del server, perché comunque
Cioè, per farvi capire, vengono visti, vengono un po' emarginati. Sono un po' razzisti perché è una razza un po' particolare, capito? Come... E poi ci sono anche i mezzo sangue che stanno alla ricerca di ammazzare i... I cosi, i... cioè i cosi, i mangiamorte vogliono ammazzare in mezzo sangue, proprio vanno alla ricerca di questi. E diciamo, ci so... vogliono sterminare tutti i mezzo sangue, ecco. Li vogliono sterminare tutti, quindi un mezzo sangue viene visto come... Quindi alla fine ci sta, però ecco, io mi sento come se fossi... Non pensavo fosse così pesante la cosa, capito? Io mi sento come se fossi... Come quando era ai tempi... Capito chi? Come quando era ai tempi che c'è stava... Quando c'è stava la guerra mondiale, capito? Che c'è sto state cose... Cioè, mi sento come se fossi un emarginato, ecco. Ma c'è sta poco da ridere, ragazzi, perché purtroppo mi sento... Sento così, mi sento. Come ti chiami, ragazzo? Quintilius Macchiati. E da dove vieni? Io? Mm-hmm. Sono mezzo sangue. Sì, anch'io intendo. Da dove provieni? Dove sei nato? Non mi ricordo. Come fai a non ricordartelo? Se non mi ricordo, non mi ricordo. Sei riuscito a farti amici? No. È difficile per me. Per il sangue? Appunto, sì. Molto difficile. Ti capisco. Non è stato facile. Guarda quel ragazzo là come mi tratta male, quello là. Quale, il biondo? Quello là, sì, cattivo. Noel non è cattivo, è semplicemente... Ciao, Quintilius. Uè, Adrian, come stai? Tutto bene. Ancora il primo anno? Per forza, mo devo aspettare domenica. Ah. Allora qualche amico ce l'hai? Sì, sì, vabbè, no, vabbè, Adrian sì, però... Solo Adrian. L'altra volta abbiamo un po' litigato, diciamo si può risolvere no. Più o meno. Ma quando? Non ti ricordi, quella volta cosa abbiamo discusso... No, non mi ricordo. Ah, vabbè. Allora non abbiamo se vi serve aiuto, mandatemi pure una lettera. Okay, sono Magnus Silden. Più che altro non è cattivo. Là non è cattivo, ma io lo voglio ammazzare. No, no. Poi finisci nei guai tu, Quintilius. Abbassa la bacchetta, fidati di me. Devo abbassare la bacchetta, ma io lo voglio uccidere. Farlo peggiorerà solo la situazione, Quintilius. Fidati di me. Io ho provato cose ben peggiori sulla mia pelle. Tipo? Mi hanno picchiato e tagliato i capelli. Vabbè, ma dai, su. Ti hanno tagliato i capelli, mo non è un problema, dai. Boh, pensavo che ti avessero tagliato le palle. Beh, quelle bluffe. Se ti taglia le bluffe è un buon problema, se ti taglia le bluffe, però... Mo, finché ti ha tagliato i capelli, dai! Che cazzo, pensavo fosse peggio! Beh, oltre a quello mi hanno anche picchiato, come ho già detto, ma è questione di umiliazione. Più che il gesto in sé di tagliare i capelli. L'umiliazione. Diciamo che ci sono persone molto estremiste. Del tipo? Che significa estremiste? Non capisco, parla potabile, per favore. Che non apprezzano quelli come noi, Quintilius. Ovvero? E andare contro queste persone. Ma anche quello là è mezzo sangue? No. Ma c'è sta una ragazza in questo che è mezzo sangue?
qui in questo castello? Non le conosco tutte, quindi non ti saprei dire. Mamma mia. Potresti provare... c'è una ragazza che si chiama Ellie, se non erro, dei primi anni. Ellie? Sì, potrei provare con lei. Provo a vedere se, provo a vedere se ci sta. Amicizia. Ma tu la conosci Ellie? Sì, la conosco, la conosco. Ma c'è adesso? Penso di sì. Provo a mandargli un gufo. Vai, vai, mandai un gufo. Ellie Marie Stevens, sì. Però antipatico, però antipatico. Ciao Ellie. Cioè a me sta antipatico, poi non so. Non ci conosciamo. Ma vorrei fare amicizia con te. Ma qual è una magia che hai imparato, che sei il secondo anno tu? Che si impara al secondo anno? Allora, via. Ok. E le magie? Vieni, ti faccio vedere. Ah, oggi l'ho imparata, oggi l'ho imparata, Dopo devi fare una proposta. Basta che non è una proposta indecente. Allora, ci sta. Non verso di loro, perché non si può. Vermilius! Verdimilius, non Vermilius. Vermilius, questo è Vermilius, questo qua era Verdimilius, questo qua. Ah, Verdimilius, e che cambia, scusa? Fa più male. Ah, sarebbe la versione avanzata, tipo. Esatto, sì. Vermilius, questa non fa tanto male. Invece questa qua, Verdimilius, questa qua invece fa malissimo. Bella, bella. Poi ci sta una cosa che tipo, se tu la lanci addosso alle persone, questa qua le bagnano tutte. Le bagnano. La vuoi vedere come si fa? Vai. Tanto già. Aguamenti! Orca, mi sono bagnato da solo. Vieni. Bagnare io quando mi guardano. Signorina! Sì. Mi hanno detto che questa qui non fa male la magia, però non so se è vero. Posso provare su di lei? No. Una magia? Dimmi che magia è. Aguamenti! No, Sto bagnato. Chi è? Per me? Ma è per me? È per me? È per me o no? No. Ah, è per lei. Mi scusi, Clary. Allora, dobbiamo un attimo parlare di una cosa molto importante. No, io devo andare via. Boh, così. Donne, chi le capisce? Ma è brutto, Clary. Provaci con altro. Ma non ci voglio provare. Voglio solo fare amicizia. Ma è antipatica. Vedi che l'ho buttata giù dal settimo piano, non ti ricordi? Madre di Dio. Ma io la voglio buttare giù dal quinto, dal decimo. Top non esiste, altrimenti l'avrei fatto. Mamma mia. Vabbè, comunque io c'ho tipo un gruppetto di amici. Se vuoi ti puoi unire a noi. Guarda che non siamo cattivi come gli altri. Ti accogliamo, ti vogliamo bene. Poi sicuramente sarai simpatico anche agli altri. No, dico, se vuoi ti puoi introdurre nel mio gruppo di amici, così fai amicizia pure con altri. Vai, come no? Ci sta? Sì, dove siamo stanno? Io, Marcus, Christian, siamo tre. Poi noi andiamo pure in giro, facciamo investigamenti. Sì, ecco l'altra, guarda, ti faccio vedere. Eccola come sparisce, guardala, eccola. Guarda, per non farsi vedere da me, guarda. Cosa? Lasciamolo qui. Guarda cosa. Possiamo lasciarlo qui, Noel. Mando un gufo a Marcus, così ti faccio fare amicizia. Addirittura, si è messa in invisibilità solo per me, ma ti rendi conto che cazzo di gente? Ma a che livelli siamo? Addirittura scartare così la gente. Solo perché sono mezzo sangue. Boh, a me non cambia se mi metto sangue o meno, cioè basta che è simpatico e... Cioè, basta che mi sta simpatico e che accetto per quello che sono, poi il resto non mi interessa. Io quando sono con te mi sento al tuo agio proprio per questo. Poi comunque i miei amici penso che ti tratteranno bene e che gli sei simpatico. Poi noi a volte facciamo tipo pure investigamenti. Per esempio abbiamo scoperto, l'altra volta siamo andati a Noctis, ci hanno rubato tutti i galeoni, poi ce li hanno ridati. Un bordello assurdo, poi ci divertiamo un sacco. Mo se andiamo a prendere una pergamena scrivo a Marcus e te lo faccio conoscere. Marcus?
Sì, Marcus. Vai, vai, sarebbe fantastico. Andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo. Andiamo a prendere la pergamena, vai, vai. Mo divento pure io secondo anno e siamo insieme. Comunque qua veramente tutti cattivi, mamma mia. Lo so. Ma io non lo so perché sono tutti cattivi, tutti così. Mi hanno raccontato di un altro ragazzino mezzo sangue come te, Grifondoro, che pure lui lo scartavano. Ah sì? Alfred è morto nella foresta. Veramente? Che cattivi, sì, perché prima le agromantule erano più potenti. Ma perché? Ma io sono... Ma io sento di essere come loro. Ma loro non sentono di essere come te, capito? È così. Ho capito, pure a me, guarda, sono... pure a me trattano male. Non ma che c'entra? Ok, ma anche fossi diverso, ma qual è il problema? Cioè, perché mi trattano in maniera diversa, come se fossi il diverso? È perché il mezzo sangue, capito? Boh, non so che come si dice. Loro pensano che il mezzo sangue sono meno potenti, meno astuti, stupidi. Babbani, mezzi babbani, capito? Anche tu pensi queste cose di me? No, ti ho appena detto che non mi interessa a me se babbano o meno. Poi babbano o non babbano, boh, sinceramente non cambia niente secondo me. Comunque, anzi, secondo me chi è mezzo sangue è più istruito, perché conosce anche il mondo babbano, quindi secondo me è anche più istruito. Poi mi interessano anche a me le cose babbane, voglio sapere cosa fanno... Mm. Cioè, il mondo babbano pure mi interesserebbe scoprirlo. Sì? Sì. Una volta ti ci porto allora. Quando vuoi. Se conosco pure altri. Sì, sì. Per esempio c'è uno che mi sta proprio antipatico. Okay. Orbus, non so come si chiama. Orvus, una cosa del genere. Allora, c'è i capelli tutti... Aguamenti. Boh, non mi interessa proprio. Aspetta, ci provo io, aspetta. Aguamenti. No. Ma no, addosso la campana, no, addosso lui. Aguamenti. No, attento. Fatto male? Comunque. Quanto? Male. Aguamenti fa male. Guarda come viene, guarda. Tipo quanto? Oh, Vermilius ha lanciato. Ma dove? Ma non si può. Andiamo al ma sta... Lancia gli aguamenti in faccia questo, uccidi. Vado. Vai, ammazziamolo. Ma che fai? Che devi fare? Perché? Perché ci lanciavi le magie? Perché? Perché lanciato voi. No, io non l'ho lanciato, io aguamenti ho corso contro la campana. Flipendo, io ho lanciato. Flipendo non fa male, tu hai lanciato Vermilius. Vermilius! Ma non fa rumore la campana? Vermilius. Aguamenti. Flipendo. Niente, non fa rumore. Pensavo facesse rumore. Permesso. Non fa rumore purtroppo. Recto sembra. Recto sembra bellissimo. Vermilius. Flipendo. Porca. Andiamo, andiamo. Ma chi è sta madonna? Oh, porco. Era l'euforia, scusa. All'improvviso mi vengono questi scatti felini. Ma che sei matto? Sono un po' così. Vabbè ragazzi, ma è normale ragazzi, cioè nel senso, se tu vai in giro e dici che sei mezzo sangue, questi ti ammazzano, cioè ti scartano a prescindere ragazzi, è normale, capito? Ti scartano a prescindere. Cioè però è un po' troppo, è pesante la situazione a volte, capito? Troppo pesante. Ma tu sai quanti galeoni ho? Quanti? 842. Ma che cazzo dici? Come fai? Se vuoi te ne regalo un po'. Sì, sì, se ce l'hai, 200, grazie. 200? Sono un po' troppi. 150. Vai, 150, ci sto. Basta che non li usi per andare... dalle prostitute. Ciao, Rami, rate, vai, insomma, ciao, bello. Io te ne do 200, comprati lo zaino. Te la consiglio vivamente. Ti dà più spazio per raccogliere ingredienti, utile. Sì, e invece qua è tutti quanti. Tieni, usali bene. Anche perché sono senza qua, mezzo qua. Sangue l'RP degli altri non va avanti. Grazie, mamma mia, 200 cari. 200, quanti soldi c'hai?
Adesso ne ho 642, che sono sempre tanti. Wow, grazie mille. Io adesso ho 205 galeoni, c'ho. Buono. Andiamoci a comprare lo Zeno Dogsmith. Guarda che Vai, andiamo. Aspetta, scrivo prima a Marcus, così andiamo tutti insieme. Sì, ma Osmith ci si può andare? Perché io sono il secondo ma anno. Ma perché secondo te io rispetto alle regole? Perché, ma che cazzo, l'ultima volta a me mi hanno fatto, ieri mi hanno... Vabbè, ma dai, che cazzo me ne frega, andiamo, dai. Se vive una morta sola. Vai, andiamo. Vai, andiamo senza. Ci metto 40 anni qua, è lento quello. Grazie mille, Armer 6, un anno delle sabbie, grazie mille. Ma che me ne fotte. No, madonna, veramente. Andiamo. Yo. Spero che non viene a sapere silente, perché sennò qua, porco demonio. Yo. Iemo. Cazzo, te immagini che venne a sapere lui preside, porco demonio, che cazzo. Più che altro non è che mi dà fastidio, ragazzi. Cioè, più che altro mi fa un po' tristezza, capito? Cioè, il fatto che non... Anche il fatto che quando sono mezzo sangue, cioè, tutti quanti me... Poi, vabbè, sul fatto della scopa lì, vabbè, nel senso... Mamma, veramente, cioè, se la piglia, per aver detto la scopa lì, ma mamma conosci mia. Questa? Lumos, penso che la conosci, sì. No? Sì. Ah, okay. Se un bambino, cioè fossi grosso, fossi adulto, ok, beh, ma Wingardium Leviosa. Se io sono un bambino, salzato, gli chiedo salzato. Come si fa, come si scopa. Non salzato. Come si scopa, perché sono curioso, dai, ma che cazzo è? Lumos! Lumos. Ma prende la barca, Lumos. Qua non si può prendere la barca, io te lo dico perché l'altro giorno mi hanno fatto una processione che non finisce più. Se ci vede qualcuno. Vai. Ma facciamo veloce, porca, vieni, porca. Facciamo veloce. Sì, porca, qua è grave, Qua se ci vede un professore. Mi porto pure un'altra cosa. Sì, però qua il professore. La stramberga strillante. La chi? La stramberga strillante. Chi è la stramberga? È una struttura abbandonata nei dintorni di Oxford. Ah, bello. Sì, non bisogna usare le magie, Retino una passaporta. No, ci stanno le tracce, ci stanno le tracce, non si può, Qua? No, non è qua. Grazie mille, Gerard Venus, 6 mesi, grazie! Allora, questa qua è un po' brutta. Questa qua è un po' brutta, però vedi che... Questa? Sì. Ah, bella! Zaino. Ma che brutta è questa, Ivana Bottarella? Vabbè, diciamo che ci sto mai rifiutare. Zaino, 200 galeoni. Madonna! Ecco qua. La tragolla? No, la tragolla fidati, non la prendere, perché è inutile. Se hai soldi per prenderla, prenditela, però io non te la consiglio. Cazzo, non riesco aspetta più a morire. Ok? Wingardium Leviosa. E dice che non c'ho più soldi. È normale. Dice no che non c'ho più soldi. Non c'ho più spazio. Aspetta, come non è più spazio? Devo buttare via la roba? Wingardium Leviosa. Aspetta che butto via i funghi. Vabbè, me li prendo io che c'ho bisogno. Ma che cazzo? Come non ho... Ma quanto occupa? E vuoi le caramelle? Ci mangiamo le caramelle? Vieni. Vieni. C'ho le caramelle, vieni qua. C'ho le caramelle, vieni. L'ho messo qua. E vuoi le caramelle? Vieni, Adrian. Qua. Oh, mangia. Oh, grazie. Ma queste costano un sacco di soldi, queste caramelle. Buone. Ma quanto costano queste? Perché buone, io sono pieno. Non le voglio perché se non mi escono uova sodo, fa schifo. Vabbè, se... Prendi lo zaino. E che cazzo? Aspetta. Vabbè, butta tutti gli ingredienti, vai. Così dopo li... Ah, sempre queste caramelle qua. Oh, ma sei inutile perché alla fine c'è solo da mangiare, ti do. Ma che è qua? Strega calda a 2 km da te, vieni in locanda tu. Ma che cazzo ne so. Ok, fammi vedere se adesso funziona. Ok, adesso... Immagina uno che entra e trova sta roba a terra. Con la monnezza a terra. È vero.
Sì, vai, sì. Via, via la roba che c'entra, poi le caramelle lasciale qua. Marca, è un po' complicato per prendere qua. Ok. Perfetto, ci siamo. Io andiamo. 5 sacchi da cintura e uno zaino. Con tutto Andy? 5 sacchi da cintura e uno zaino. Ho speso 40, 80, 100. Vabbè, la matematica. L'euro sei genius. L'euro speso siano 300 galeoni. Ah, 400. Bello, bello, bello. Mi piace. Andiamo. Sì, tu spendi più o meno tanti galeoni, però alla fine ti ricompensa perché fai tanti galeoni alla volta. Fai tipo 100 alla volta, che è utile. Ah, sì? Come devo fare per fare 100 galeoni alla volta? Ti prendi le sacche da cintura, lo zaino, e poi vedi che c'hai tipo... Se ti prendi 5 sacchi da cintura, c'hai tipo 5 spazi in più. Con lo zaino ti fai più o meno 5-6 spazi in più, che in tutto viene 12 spazi in più. Più o meno, 12 spazi in più, wow. Vabbè, no, non proprio 12, forse... La cintura, quanto costa la cintura? 40 galeoni. Andiamo. Ma ce l'hai 40 galeoni? Sì. È buono, allora, vieni. Dove? Oh, o apro io o apri tu. Vai. Vai, sempre da questa qua botterella. Da questa? Sì, sì, sì. La tracolla. No, 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 tracolla, no, tracolla no, tracolla no, fa schifo. Sacco da cintura? Sacco da cintura, bravo. Invece la tracolla non è buona? No, la tracolla costa troppo e poi costa 20 galeoni. Prendetene anche quanto più che puoi, tac, sacco da cintura. Ma non ho capito. Ok, ce ne ho due. Perfetto, va benissimo. Ne prendo tre? Vabbè, due vanno bene, dai. Ehi, mi sa che ne ho preso uno in più. Fa niente, è meglio. E dove lo metto? Eccoli qua, i sacchi da cintura. Aspetta, eh. Ok, e quindi con sti sacchi poi? E come funziona? Cioè, praticamente dopo con i sacchi li metti dentro, non ho capito sta cosa. Oh, che è? Una pergamena. Per me? Sì. No, ma no, guarda che hanno scritto. Dai, ma detto, che cazzo è? Dai! Ma non stanno proprio bene sta gente. Mamma mia, veramente, oh. Andiamo. Ma veramente, oh, sono proprio maleducati. Ma quando vuoi comprare... Cioè, quando vuoi andare a vendere gli ingredienti? Beh, aspetta, fermiamoci un attimo in locanda qua di fronte, che ho fame o sete qua, se non... Vai, andiamo. Ma io lo spermo, io lo fico dentro il culo, questi. Dio. Ottimo. Ma quella non mi risponde, Ellie, magari non ti vuole rispondere. Non è detto che la gente ti risponda quando gli mandi le pergamene. Perché? E l'altra volta... L'altra volta sono andato a Noctis e mi hanno preso 800 galeoni avevo. Però me l'hanno ridati, giustamente. Arrivo, un attimo. Me se ci sta Arbus a Rome invia, allora scrivi. Oh, ma qua mi scrivono le cose porno sulle pergamene. Mi dicono lo sperma. Che è per te la pergamena? Oh, sì, è per me. Ti devo parlare, se posso...
Ma chi è tuo fratello? È mio fratello. Alla c'è un fratello? Sì, sì. Vabbè, mo deve... Ce l'hai una pergamena... Una pergamena vuota? No. Aspetta, forse siamo all'ultimo. Guarda quanta pergamena abbiamo buttato. Ti pare? Non ci sta una pergamena dove posso scrivere, aspetta. Come si chiama il professore? Professore, come cazzo? Come si chiamano i professori? Come si chiamano? Ma uno a caso pure. Eh? Ti posso dire... Pure uno a caso ti posso dire. Sì. Charles Wright. C-H-A-R-L-E-S. W-R-A-I-G-H-T. Charles. Grazie. Andiamo. Ma qua che è invece? Oh. Oh, ma che ca... Ma che è? Ma ti nascondi qua, nessuno ti vede. Orca, vero? Un buon nascondiglio. Ma si poteva scoprire? Ci mettiamo tutti e due qua quando... Ma è vero, qua ci si può mettere qui. Ehi. Questo diventerà il nostro nascondiglio segreto. Quando vedremo qualcuno qua. Questo sarà utile, eh? Hai capito? Oh, pure qua sopra. Nascondigli, cioè qua non ci sono più. Cioè qua dentro non ci sono più. Sì, ma quello che dico io, si può scoprire questa roba? Boh. Dopo, ma non penso che... Cioè, questo qua stiamo facendo... Facendo cose che non possiamo, che non potremmo fare in teoria. Ah, c'ho bisogno di acqua. Cazzo. L'acqua come faccio? Qua. Boccale. Da bocchi. Vieni a vedere la Stamberg. Andiamo, dai, andiamo alla Stamberg, vai, vai. Ma che è la Stamberg? Ma che è la Stamberga? È una struttura abbandonata, non c'è niente da ridere, vieni. Sì, vai, vai, andiamo. Ma è paurosa? Oh, no! Eh sì, è paurosa. Cazzo hai fatto? Proteggo. Che cazzo hai fatto? Che? Andiamo via immediatamente. Torniamo a scuola, dobbiamo tornare a scuola immediatamente. Cazzo! Corri! Arrivano gli Auror! Non si possono tirare le magie! C'è sta la traccia magica! Porca madosca! Veramente! Per la figa di Morgana! Per la sottana di Morgana! Corri! Porca, se ci beccano! Se ci beccano! Ci portano la Azkaban, eh! Ci mettono la bacchetta... Dove non batte il sole ci mettono la bacchetta. Esatto. Ok. Dovremmo essere a posto adesso. Più o meno. più o meno. Ci sono certi che vengono da Londra Sud. Ah sì? Londra Sud? Sì, Londra Sud. Che vanno a fa? No, vengono qui ad Hogwarts. Ah sì? Sì, per esempio, io sono di Londra Sud e a volte mi insultano perché sono di Londra Sud. E perché? Non lo so, così. Il razzismo contro Londra Sud, non capisco perché. Tu sei di Londra Sud o Londra Nord? Io? Io. Ma io sono italiano, ma che me ne frega a me di Londra Sud, no, Londra Nord? No, perché ti spiego, allora, ci stanno certi... Andiamo. Ci stanno certi che ti insultano solo da dove vieni. Ah. Io, per esempio, mio fratello... Tuo fratello? La volta mi insulta. No! Ah, ok. È basso, ok. Tuo fratello ti insulta? Sì, ma ora siamo litigati, quindi devo fare pace con lui. Ah. Ma l'amico tuo ci sta, perché non lo so, non ti ha risposto. Oh, ma sta mio fratello, è più prego, simpatico. Prego. Mio fratello è più simpatico, mio fratello è d'accordo sicuramente. Ma già lo conosco tuo fratello. Tu ti chiami Adrian, quello si chiama Alan. Sì, più o meno abbiamo lo stesso nome.
Alan Cliff, sì. Sì, ma dove stanno tutti? Vabbè, abbiamo una pergamena e gli scrivo, aspetta. Vai. Come formare galeoni? Anastasia. Gli ho fatto un regalo per farmi perdonare. Vuole. Vogliamo incontrarci. Di tutto. Fatto, fatto, aspettiamolo che sicuramente arriva. Quintilius Macchiati. O se no inizia a diventare cattivo, eh. Ah, dopo se divento cattivo io, dopo... Porca troia, gli faccio mangiare la polvere a tutti, eh. Grazie mille, 36! Grazie mille della sub, grazie! Chi è? Per me? Vuoi per te? Ah, è per te. Gli faccio mangiare la polvere a tutti, eh. Aspetta, ho fatto... Aspetta. Che era? Cagato? Tutto a posto? Ok. Vado che puzza. Porca troia, ma che ti sei mangiato? Ma è sta puzza dove marce? Porco scorreggia. Porco demonio, scorreggia magica si è fatto. Aspetta, andiamo in sala grande che sta arrivando mio fratello, andiamo in sala grande. Andiamo, 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 ti seguo. Ma non si sente la puzza. Porca, veramente. Mamma mia, ma tu pensa a chi passa qua davanti? Mamma mia, viene qua ben mangiare, viene qua ben mangiare, porca troia, sai che puzza del merda che sente. Porca, non ci passo più io. Non ci credo, sono diventato troppo grande. Non ci passo più. Ah, da qua dietro sì, però. Guarda quanto è brutto questo qua. Non vedi? Adrian, ti devo parlare. Direi che qui è appropriato, non c'è nessuno. Chi è questo? È un mio amico. Ciao. Lo so chi è, ci siamo già presentati, ti ricordi? Ciao. Ciao. Ma chi è gli occhi? Che ho fatto gli occhi? Ti sei messo il collirio? Sì. Ah. Piacere. Bene, fratello. Non so se lo sai, ma anche stanotte ho rischiato di morire. Orca, come? Per la seconda volta. Soffri da pene notturne? No, ero vicino al lago. Beh, anche è ieri. È qui che si compra il cibo? Per favore. Poi? Che ha fatto? Stai vicino al lago, poi che ha fatto? Spostiamoci da qui, spostiamoci. Sì, sì, prego, 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 magna, magna. Salve. Ciao. Ciao. Che è successo che stavi per morire? Porco demonio. Ok, stavi per morire? Quintilius, che fai? Cammini sopra tutto il cibo. E sì, che gli fa? Stare con noi. Simpatico. Sì, sì, ma dico, cosa stavo facendo? Stavo camminando sopra tutto il cibo. Oh, attenzione, sta il fuoco qua come... Ah, no, no, tranquillo, qua mi scaldo. Dimmi, dimmi, che è successo? Sono curioso, che è successo? Vedi che insulta Londra Sud, mio fratello. Sì, allora, sì. Sì, che è successo ieri? Che stavi per morire? Fammi finire. E certo, parla. Lumos. Allora ci sbriga a parlare. Guarda, prendi ragazzi. Fratello. Sì. Sai che dopo io non so proprio tuo fratello, io non so tuo fratello però, Infatti non era riferito a te. Ok. Lumos. Facciamo luce su questa situazione. Sì, Lumos. Allora, dopo la litigata che abbiamo fatto, sono successe delle cose. E penso che è meglio se ne parliamo, visto che siamo fratelli. Lumos. Anche ieri ho rischiato di morire. E anche oggi, due volte. Perché? Come hai fatto? Cos'hai fatto? Che è successo? C'è una strana creatura all'interno della foresta proibita. Appena mi stacco da te, succede di tutto. Appena mi stacco da te.
Perché? Ieri mi sono avvicinato troppo alla foresta proibita e mi ha attirato con delle specie di linee viola intrinsecate tra ti loro. Ti ho detto di stare lontano dalla foresta, perché ci sei andato? No, non sono entrato scusami, dentro. Scusami, ma tu sei entrato dentro la foresta? Ah, no, fuori non stavi. Sono entrato dentro la foresta. E io dove, ero allora? Nel bosco di Hogwarts e stavo raccogliendo le piante. E allora sarà stato un lupo, mannaro! Un lupo? No, una creatura. Che ci quando all'improvviso una creatura... Anche tu ci hai parlato? Io ci ho parlato proprio direttamente. Ecco, direttamente. Ma che, parlava? Cosa vuol dire direttamente? Anch'io ma parlava? Direttamente. Sì. Mi ha detto che mi devo vendicare di tutti. Eh? Davvero? Che la bacchetta è il modo giusto, non lo so. Abbiamo una voce... Ma scusa, una creatura magica? Cioè, era un mostro? Era invisibile. Fammi finire di parlare, per favore, Quintilius. Sì, sì, certo, parla, certo, vado a prendere la maglia. In che senso vuoi prendere? Ma che vuol dire? Allora, Adrian, anche oggi, due volte, un gruppo di Corvo Nero e Serpe Verde hanno detto che dovevamo andare vicino al bosco proibito, vicino alla foresta, vicino al lago, perché dovevano mostrarci le cose. Però Davina, una del Corvo Nero, mi aveva assicurato che non mi sarebbe successo nulla. Io prima... Ah, Davina, gli ho riferito... Esattamente, proprio lei. Io gli ho riferito ieri che ieri ho rischiato di morire e lei mi ha detto che sotto la sua ala sarei stato al sicuro. Quando però la forza oscura mi ha preso di nuovo. E questa forza questa volta mi ha detto che mi hanno venduto. Sono stato venduto. Ho fatto 1+1 che fa 3 e... Anche a me. Ho pensato... Mi hanno detto che sono dei truffatori. Ma venduto, quelle persone cioè, che mi hanno accompagnato... Dire? Scusami, che vuol dire venduto? Ma non capisco questo nemmeno io. Mi ha detto questa forza oscura, che sono stato venduto. Ho pensato che le persone che mi hanno accompagnato mi hanno venduto loro. Infatti dopo è arrivato un serpe verde quando eravamo davanti alla casa di Hagrid. E... Mi ha detto che se qualcuno fosse stato interessato al ramo Infensus, avrebbero portato con loro. Però, secondo me era una scusa. Scusami, io non è che sto tanto cioè, allora... Ma te, quanti anni c'hai? Scusami, Alan. 14. Beh, cioè 14 anni non ce n'hai, sei. Tu te fai indimorire da dei testa dei cazzi? Erano molte persone. Oh, molte persone, mo che ne siano 10, e 20, poi 30. Una forza oscura farebbe paura a chiunque. Anche ma che forza oscura, come le favole? Ma queste te mettono dentro la testa le forze oscure, le cose. Ma se stavi nel bosco di Hogwarts e tutto quanto... Mica... Cioè, io ho riflettuto su... Una zona protetta. Che ho visto la morte in faccia e forse ho pensato che dobbiamo fare pace. Perché non voglio rimanere in litigio e magari morire. O che a te capiti qualcosa. Magari a te con capita questo qualcosa peso. Devi stare più attento a dove vai. Lo so, Adrian, lo so. Io ho scoperto tante cose nel frattempo che ero. Allora ti interessa fare pace con me? Sì, mi interessa fare pace con te. Bene, però ho una condizione. Non dovrei più lanciarmi incantesimi contro. Sono okay. Veramente stufo. Ok, scusami allora, Alan. Perfetto. Grismort oggi ha letto un libro alla biblioteca e ha scoperto delle passaporte segrete, una di cui conduce alla stanza segreta. Oddio. Ma tu sai dove si trova? So dove si trova, però servono delle chiavi. E quelle chiavi... Questa passaporta in questione è al 7° piano. Però servono delle chiavi. Che passaporta, chiavi scusami. Niente, tranquillo, Quintilius. Quindi la passaporta che apriamo la lettera? Piano. Avete fatto pace? Sì, abbiamo fatto pace. Volevo farvi vedere un posto segreto che si trova ad Hogsmeade, cioè a Witcher. La passaporta per portare a Witcher? No. No. È un posto a Witcher segreto.
che non è una passaporta, è più che altro una porta visibile, tipo vicino al cimitero. Me l'hanno fatta scoprire dei miei amici. Non è una... Non mi sembra nulla di fantastico. Sì, ma è molto paurosa. Al suo interno si nascondono molte cose. Boh, volevo farvele vedere. Adrian, mi hanno riferito che tu hai fatto un gruppo di persone. Sì, ho fatto... mi sono fatto un gruppetto. E c'è anche Quintilius al suo interno. Sono persone di cui ti puoi fidare? Posso fidarmi ciecamente. Bene, perché anch'io avevo fatto un gruppo a mia volta. Solo che... possiamo unirlo? Sì, sono d'accordo. Ovviamente io e te saremo i capitani di questo gruppo. Mi sembra giusto. Mi fa piacere. Quintilius potrebbe essere... il vice capitano. Ma io sono mezzo sangue. Ma io sono mezzo sangue, non so se... Non c'entra niente lo stato di sangue, Quintilius, ci interessano le tue abilità, insomma. Cioè, tu puoi essere quinto sangue, puro sangue, ma ci conta quello che sai fare. O disabilità che siano. Quella c'è la domanda della disabilità. Come fai a saperlo? Adrian, so. Gliel'hai detto tu? No, penso che è l'intuito. Ma veramente, vostra l'intuito madre è di un bobbano. Ma veramente? Sì, ha fatto un incidente su una scopa volante. Oddio. Sì. Non lo sapevo, me ne spiace. Cose che capitano. A breve dovrebbe tornarne in sesto. Esatto. Vabbè, quindi li può capitare, non ti preoccupare. Cose che capitano. Non me la prendo. Ma quindi è zoppa? No, è... No, un sedia a rotelle. Un sedia a rotelle. Ah, un sedia a rotelle. Una scopa a rotelle. Guardate, ma non posso dire perché... Scusate. Tutto bene, Quintilius. No, mi immagino tua madre mentre lancia le magie. Protego! Stupendo, no, tu sembra mentre sta sulla sedia a rotelle che mentre io con quella mano... Lei non conosce, ma lei non fa... lei conosce non fa incantesimi ah, no? Molto più forti. No, le fa... Con la scopa, anzi, con la scopa a rotelle, no? Con la scopa a rotelle. Eh sì, va in giro con la scopa a rotelle. Sì, poi quando deve cagare, deve... Non può... cioè, si deve cagare addosso. Si deve smerdare. sì, purtroppo... Che schifo! A noi infatti abbiamo fatto apposta un buco sotto la sedia, in modo che quando caga la merda scende... Ha tipo un buco sotto la... Sì, sotto, proprio... sotto la scopa c'è ma dopo i folletti si ingazzano de brutto, è certo che stanno sempre ingazzati. Perfettamente... volta... ma gli elfi sono degli schiavi, quindi devono pulire volta... e stare zitti. Una volta il cane si è addormentato sotto la sedia e si è ritrovato con la merda in testa. Vabbè... Lumos, spegni la luce, dai, è troppo acceso. Nox. Vabbè, volevo far vedere questo posto. Andiamo. Ma scusami, tu hai parlato delle passaporte. Dove stanno? Quale passaporte ti interessa sapere? Ma tutte, perché io non le conosco. La stanza segreta, settimo piano, dove? Serve una chiave, quindi anche se te la mostrassi. La chiave qual è? Non lo so. Fammi vedere dove sta. Dobbiamo finire di leggere il libro. Sì, ma portami da sta passaporta, così magari ti posso dare una mano. So solo che è al settimo piano, quindi dovremmo cercare la chiave e provare su tutte le... Non lo so. Il libro ce l'ha Grizzimort, dovresti chiedere a lui. Chi è Grizzimort? È uno serpeverde... Sempre tasso rosso. Carnagione scuro. No, tasso rosso. Tasso ma rosso. Da che anno? Primo, come noi. Vabbè, lo ammazziamo e gli prendiamo la chiave. Hai ma fatto perché? Gli esami, sei ancora il primo anno. Ma che è? Secondo io. Ah, sei al secondo anno. Sì, è perché non so per quale motivo il professor Silente gli ha dato tutti gli incantesimi lo stesso giorno. Boh. Sì, li conosco Silente. Tutti. Non so Pribendo, per quale motivo. Rictus Embra, Verdimilius, Vermilius, Lapis, Fumos, Aguamenti. Aguamenti spegne fuoco? Ma chi è Aguamenti? Purtroppo penso di sì. Aguamenti! È una magia... Il terzo anno. Penso che qualcuno lancia incendio, tu puoi spegnere... Ma come terzo anno, no? Aguamenti! Londra Sud. Perché, scusami, Aguamenti è del secondo... del terzo? Io avevo sentito che no, fosse secondo. Del terzo. Aguamenti! Ma hai imparato Aguamenti dopo aver fatto l'esame? Sì. Ah, ok. No, non del secondo, del primo.
No, agua mente. Che... Boh, vabbè. Boh. Aguamendi! Si è fatto male, dici? Porca troia, mi si è fatto male, mi sa che quello si è fatto male veramente, eh? Che combinato, combinato. Eh? Che combinato. Vabbè, se ce l'hai già World of Tanks, però devi rifare l'account con il codice, con il link lì, con il link devi rifare. Se fai un altro account, un'altra email, e insomma, così almeno viene conteggiato 3 su 200, ecco. Se volete. Quando sento torre di figa, qua ci sto sempre di scuola. Ma come mai non volete tenerci all'oscuro di certe cose? Ciao! No, perché che è successo? Ve lo dobbiamo raccontare. Gris morto. E perché non avete deciso di farci assistere? Sì, sono io, Gris. Perché prima dovevamo essere... Piacere. È lui che piacere. Comunque, ma... Però, c'è una chiave? La chiave di cosa? Posso essere sicuro della tua fiducia e di quella no, di tuo fratello. Non ce l'ho la chiave. Cioè, no, non ce l'hai la chiave. Non ti ho mai tradito. Vecchia mano. Grazie mille, Santino! Grazie mille, Santino Ciollo! Grande, grazie mille! Se vuoi te ne posso dare di più adesso. Sì, anche questa notte. Come? Come mai? Te lo ricordi di me prima? Sempre... Una volta, comunque, penso sia stato ieri. Eravamo qua davanti alla porta per uscire da scuola, no? Sì. E tu mi hai detto, ce li hai 25 galeoni? E io te li ho dati. Vieni qua un attimo. Sì. Adesso? Ti servono altri galeoni? Sì, almeno 200, perché cioè, sono rimasto senza galeoni praticamente. E che ti servono 200 galeoni? Ho tutto, zaino. Perché sono rimasto a zero. Ho comprato zaino, ho comprato tutto. Non c'ho più niente. Grazie Beltazor, ciao bello! Vieni con me, Quintilius. Niente. Ma... È andato nel paese delle meraviglie. Sì, certo. Sì, nel paese del porco di Dio. Dimmi. 50 punti Grifondoro. La Madonna. Allora, secondo me... Aspetta. Che grafica di mercoledì, cioè... Secondo me dovremmo evitare di avvicinarci alla foresta e non ascoltare quel signore sicuramente di... Cioè perché quando noi ci siamo presentati davanti al professor Drago voi avete fatto andate via. Cioè non capisco il motivo. Comunque siamo con te, perché non ci hai fatto partecipare? Anche perché quando siamo andati ad Hogsmeade c'era sia il signor Drago, ma ci siamo andati tutti e quattro assieme. E comunque della foresta, delle cose... Ma della foresta, delle cose che stanno succedendo, ne sappiamo, ne siamo tutti coscienti di quello che sta accadendo. Cioè? Aspettate, fammi un attimo capire qualcosa, Dio. Già da ieri io sapevo tutto ciò che è accaduto, perché tu, come si chiama? Me senti? L'altro, un grifondoro, e Liam, ecco. Okay. Me l'hanno raccontato ieri cosa gli è successo, che sono stati attratti da aurea magica violacea. Non dovremmo ascoltarlo, secondo me. È questo lo so io. Aspetta un attimo, aspetta, anche sto! Che stava madonna Dio. Foresta, per quella che è successo l'altra volta. Diciamo proibita, ha attratto questi due ragazzi. Uno l'ha attratto verso gli scogli e l'altro. Non si aspetta, che cazzo devo fare, raga? La foresta proibita. La foresta proibita, la fregna proibita. Grazie mille. Oh, a prenderci, no Alexa. Grazie mille, sei mesi reserva, grazie mille. Dimmi. Grazie. Dimmi tu. Grazie mille, bellissimo, grazie mille per oh! Ma che è successo? Aspetta, mi scusi, chi è che stava parlando prima? Io. Io sentivo nel sogno. Io stavo parlando. Posso parlare oppure ci stavate parlando? Vai, tranquillo, parla. Ma allora, lei ha detto un drago? C'era un drago? Drago dove? Drago. Ah, ok, e che poi sta succedendo cose nella foresta privata? Sì. Che sta succedendo? Ti spiego qui, come ti chiami, oddio. Quintilius. Ok, Quintilius, ti spiego. Praticamente ieri uno della tua casata si è avvicinato nei dintorni alla foresta proibita. Chi?
uno della tua casata, non mi ricordo il nome, forse ma se Tudor. Non dici il nome, io che ne so. È Tudor. Tudor? Non lo so, Tuor, Tudor. Comunque, Tudor si è avvicinato nei pressi della foresta proibita. Ed è stato attratto da un'aurea violacea. Sì, violacea? Sì. A quanti è stato attratto da quest'aura che l'ha portato verso la foresta proibita e non, cioè, lo attirava proprio. È maleducazione. Ma questo sentiva delle voci? Penso di sì, non lo so. Io. Se sentiva delle voci, allora mi sa che c'ha un altro tipo di problema, un altro tipo di malattia che nel mondo babbano non lo so come si chiama. Psicosi, cioè è un po' psicopatico. Ha bisogno di alcune medicine particolari. Se si porta in infermeria si può curare. Però bisogna prenderlo in tempo, perché altrimenti dopo è un casino. Sì, praticamente sente delle voci particolari. Ti dà molte più tasche. Ma chi è che parla quel dio? Vieni, vieni. Ma chi è? Anastasia questa? Sì. Ciao Anastasia, c'ho un regalino per lei per farmi perdonare, lo vuole? Vediamo. L'ho buttato via prima, però vabbè, insomma. Erano un po' di funghetti che t'avevo portato. No, aspetta, no, Alan, ce l'hai ancora un po' di funghetti? Quelli che t'avevo dato io. È di là. Sì, ce li ho. Adrian, sì, passa. Passamene. Due. E che ci faccio con i funghetti? Un piccolo regalo, cioè non so come si prendono i fiori. Ho raccolto un po' di funghi per lei, signorina. Eccoli, vedi? Prego. È come se avesse accettato, ma teneteli voi, vendeteli, insomma. No, è per farmi perdonare, per chiederle scusa e di tutto. Preoccupare. No, ma che fai? Te le prendi tu? Oh. Io non ho preso niente. No, scusate. Alan. Adesso li rimetto a posto. Proprio Londra Sud, proprio. Facciamo pace, signorina. Londra Sud. Anastasia, ti devo chiedere una cosa. Dimmi. Io ho preso lo zaino e 3 cinture. Okay. Quante cinture posso tenere? Massimo 3. Se vuoi prendere la tracolla e vuoi accudire gli animaletti, altrimenti quante ne vuoi? Anastasia, i funghi? Sai dove te li devi mettere? Te li devi ficcare in su per la fodera, te li metti! Ok. Tutti quanti, uno per uno. Ok. Quindi se non sai cosa farci, te li infili dentro e via, e vedrai che belle magie. Ecco qua. Oh! Ma che te? Scusa. Che è il ragazzo tuo? Oh Daniel, che cazzo fai? Senti, Lucy, che ti aspetti dopo che mi dici una cosa del genere? Faccio un applauso. Non farlo. Io ho detto fratello Edward. No. Come? Sam, io conosco la magia, quella che non perdona. Vai. Basta, ma che te la faccio mangiare, Adrian? No. Fomos! Non so cosa sta facendo, proprio, ma l'ho lasciato qua fuori. L'ho finito? Ma che cazzo è? Sì. Quando questi muoiono di morto? Faccio ammazzare tutti i mazzi questi. Sono andato a fare un po' di piante. Adrian, allora, dicevamo. Allora, c'è questo drago, no? Dentro la foresta proibita. Che è successo? Non è drago. Chi è? Draco. Ah, Draco. Il professor Draco, ok. Praticamente Draco, il professor Lucius Draco Malfoy. È Draco, ok, ma Draco è corrotto? Cioè, nel senso... Non lo so, questo... È cattivo? Secondo me sì. E da cosa lo deduci? Perché quando è andato in foresta senza preoccuparsi. Prima, quando l'ho incontrato, ho detto, professore, c'è una cosa viola che ci attira in foresta. Lui è andato senza preoccuparsi. È andato così. E non è successo niente. Quindi secondo me, quando è entrato, poi... è apparsa di nuovo quella cosa. Poi ci ho parlato con questa cosa. È redona, cioè bello. Ci ho parlato, è invisibile, non lo vedevo, però sentivo la sua voce. E per testimoni c'è anche Joseph. Sul fuoco per culo. È una madonna. Poi c'è, se non mi sbaglio, c'era anche deve diventare mago oscuro. Tauro. Una madonna, lo so. Faccio vedere. Liam. Comunque ci ha detto che ci dobbiamo vendicare. Ci dobbiamo vendicare? Sì, perché ci hanno venduto. Ma chi? A chi è che va venduto? A chi? Ma non lo so. E allora a chi? Ma che ne sai allora? Come fai a sapere se è vero o no? L'ha
me l'ha detto. Ma queste sono favole babbane, sono tutte favole babbane. Se voi ci cascate come le perecote. Io ero in foresta e lui mi ha parlato. Ma vendicare a chi? Chi dobbiamo uccidere? Non ho capito. Perché sono dei truffatori o traditori, non mi ricordo. Chi? Ma dove? Chi ti ha detto questa informazione? Ma Stebe, te l'ho appena detto. Ho detto che è stata questa cosa oscura. Cosa oscura? Pure io mi posso mettere dietro una persona in invisibilità? No, perché... Con la magia dell'invisibilità, dico... Dimmi. Io sentivo la sua voce davanti a me e davanti a me non c'era nessuno. I miei lobby dell'orecchio funzionano ancora, quindi... Ma no, sul fatto che ci hanno venduto, chi lo diceva? Il professore Draco? No, lo diceva questa persona invisibile. Diceva tipo... Vi hanno venduto, così tipo... Ma chi è? Sono dei truffatori, uccideteli, così tipo, faceva tipo così. Ero con altri, ero nella foresta proibita. Devi giocare, devi fare un sistema di vuota. Se non ci vendichiamo, ci uccide. A me ha tentato di uccidere tre volte e tre volte mi ha detto che sono stato venduto. Comunque sei andato ad Hogsmeade, Alan. No, non ancora, però Alan... Blackwood, se rimanevi con me, Grismort ci dà un sacco. Non mi ha fatto rimanere. Come non ti ha fatto rimanere? Non mi ha fatto rimanere, mi ha detto vattene, stiamo parlando di cose private. Mi sono avvicinato a voi. Ah. Potevi chiedere a me, non ti ho sentito io. Tranquillo. Mi ha dato tre sacche gentilissimo. No, quello è la World of Warship sulla nostra casata. What è un altro è? World of Tanks. Chi, Xander? Lumos. Ah, io non ti ho visto. Fratello, hai rischiato anche tu di morire, quindi. Sì, di brutto. Caspita. Però. Che ci ho parlato proprio. Anche io. Mi sono sentito male, non riuscivo a correre, stavo pure sanguinando. Ma solo io non incontro sti testa dei cazzi? Ma solo io? Non ci sei mai, Quintilius, non ci sei mai. Ma che cazzo dici che c'è sto sempre? Ieri ci sono stato fino alle 3, alle 4 della mattina. Oh, ma dove eri? Non c'eri. È vero. Noi c'eravamo fino alle 5, tu non c'eri. Ma che dici? Ieri ci sono stato, ieri. Sì, certo. Vai a fare gli esami 4 per ore. Il terzo anno. Vai a fare gli esami per il terzo anno. Aspetta. Ma se ci andassimo tuttora? Io voglio un duello. Però siamo un bel duello. Po'. Non dovremmo aver paura. Tieni quattro aeree glaciali, cioè. Vediamo chi è più forte. Tra? Da tre Quintilius. Sì, ma solo a me non succede. Ma solo a me, non rompono le palle. Quintilius, siamo in due. Sai perché non rompono le palle a me? Perché sono speciali. Sono speciali. Aspetta, tu sei del secondo anno, non prende quelli del secondo anno, solo quelli del primo. Ecco, te pare a te, ma chi vuole lo scontro tra Quintilius sì. E Alan alzi quando... la mano? Quando c'era il ragazzo del secondo anno... Minchia, abbassa le mani, che ti puzzano le ascelle. Un attimo solo, quando c'era arrivo. Lo scontro... Vabbè, raga, è un invidioso, lasciatelo perdere. È invidioso di me che gioco i videogiochi e guadagno, lascialo fare. È normale. Cazzo, te lo lancio pure a te. Cioè, a me sta gente, onestamente, che viene in chat e mi scrive queste cose, mi fanno un po' pena, onestamente, guarda. Beh, smetti. Alan, io vado... Io c'ho... Di essere stato molto chiaro, Adrian. Cosa avevamo detto? Non me ne frega proprio niente, non me ne frega. Devi portare rispetto. Devi cambiare il tuo comportamento. Devi portare rispetto per i più grandi. Sì, di qualche giorno. Devi portare rispetto per i più grandi, sono comunque più grandi, porta rispetto. Non c'entra nulla. Porta rispetto anche per Quintilius, che lo stai mancando di rispetto. Tu mi stai mancando di rispetto, io conosco più magie più forti di te. Esatto, è più grande di te, lo stai mancando di rispetto. Fratello, devi portare rispetto, stai sbagliando. Stai zitto, esatto. Guarda che se non te stai zitto ti tiro un vermiglius dentro la testa, No, non lo so bene, bisogno, lo so bene, Quintilius, che sei più forte di me. Quintilius, però per di punti, se fai questo. Ma tu, io non voglio farlo, ma che cazzo me ne frega a me di punti, che fai i punti? I punti, che serve? Te ne vai te, Adrian, lascia stare il mio amico. Dai, Quintilius, fermo. Io sto fermo, però guarda qua quello che sto facendo, guarda. Dai, ma ragazzi, non posso perdere tempo qua. No, mo te faccio vedere. Ecco, qual è avete che è successo? Fatto scappare Sam. Dove è andato Sam? Carmate, Alan, carmate. Qua siamo tutti insieme per lo stesso obiettivo. Scusami, ovvero mi sono ammazzare chi dobbiamo uccidere. Non ce la faremo mai non a ammazzarlo. Sappiamo nemmeno no. Ve lo dico io voglio ammazzare tutti quanti quelli del settimo anno. Tutti, dal primo all'ultimo. Sono d'accordo. Non con mi te, rispettano. Sono persone che non ci rispettano. Lo non so, rispettano so. I mezzo sangue e i puri sangue. Io sono. Va bene che sono puro sangue. Va bene che non sono puro sangue, però.
Il fatto che non sono puro sangue non significa che cazzo che sono una persona cattiva. Esatto. Facciamo luce su questa situazione. Lumos. 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 Ha ragione Quintilius. Io voglio in tutti i modi uccidere tutti quanti questi testa di cazzi di puro sangue. Forza. Voglio. Ma sono pure tutti. Io puro sangue. Ah, pure tu sei puro sangue? No, e allora anch'io sono no, puro allora sangue. No, aspetta, allora no, no, aspetta, no, no. Quintilius. Non deve esistere, non deve esistere nessun ragazzo, nessun tipo di razzismo verso i mezzo sangue, nessuno, siamo persone, siamo tutti uguali. La guerra magica non è mai esistita. La Bibbia magica, sono tutte stronzate. Io gli do fuoco a tutta quanta la, io do tuo fuoco a tutta quanta la libreria, tutta quanta. Dicono allora, che ci sono stati maghi che hanno combattuto contro i bambani, contro le cose. I bambani. Tutto stronzate, cazzo! Tutto stronzate! Andiamo alla biblioteca, andiamo a fuoco a tutto, Quintilius. Andiamo. Io voglio organizzare il mezzo sangue Pride. Organizzerò una giornata di unione. Perché voglio far valere i miei diritti, cazzo. I miei diritti da mezzo sangue. Giusto. Perché io sono un mago uguale a tutti gli altri. E lo dimostrerò con le mie magie, col mio studio, col mio intelletto, con la mia forza di volontà. Ammazzerò tutti. Chiunque si oserà avere... Avere ideologie di razzismo verso i miei confronti. Tutti quanti, da primo all'ultimo. Io cambierò il mondo magico! E poi me e lo... con quale magia, Quintilius? In culos. Faccio come Maria Sole. Come Maria Sole. E via, cambierò il mondo! E poi darò culo. Non altro, oh, ma sto facendo il record oggi. Oh la madonna. Le vendo. E chi? Conosco. Oddio. Comunque Grismort, non devi più rompere le palle che non posso lanciare magie fuori dalla sala duelli. Hanno ragione, Adrian, non dovresti lanciarle. Non dovrei lanciarle. No, non posso lanciarle. Quindi. Esattamente. Ora c'è sta quello lì. Punti alla tua casata. Non me ne frega assolutamente un emerito. Ora c'è questo qui che ti sta chiedendo. Emerito cazzo. Che ti sta dicendo che te vuole, che, insomma, che devi vendicarti e tutto. Ma chi è questo? Ma tu lo conosci? Chi è questo qua che ti dice che ti devi vendicare? Ma che ne so, è quella forza oscura, la stessa forza oscura che ha tratto anche mio fratello, non so chi è. E dove stanno queste forze oscure? Andiamo a trovarle, perché un conto se siamo da soli. Siamo da soli. Dentro? Dentro la foresta. Ma dentro la foresta è pieno di mostri. Sì, però... le acromantule, se tu ci fai caso, sono molto, sono molto indebolite rispetto a prima. Se tu non gli lanci in cantina, non ti vedono. E allora andiamo. Lanci lapis, puoi lanciarli Vermilius, però lapis no. Poi, ragazzi, e allora c'è solo un modo. Perché se uno ci va da solo, comunque, ovvio. Io conosco solo Flipendo. Se uno ci va da solo. È fortissimo Flipendo, Che stavo dicendo, se uno ci va da solo è normale. No. Però se uno ci va insieme ad altre persone, in gruppo, è diverso. Bravo. È vero. Ma che fai? Ah, è vero, è vero. Flipendo. Non ha tutti i torti. Effettivamente, se ci andiamo con più persone, possiamo riuscire nel nostro intento. Quindi, andremo alla foresta. E ci faremo valere. Esatto. Ma chi sono questi che dicono che qua, di là, di su, di giù? Ma siamo maghi? Primo anno, secondo. Ma esatto. Ma siamo maghi o siamo mezzi sangue? Esatto. Andiamo. Mezzi sangue. No, ragazzi, mezzo sangue no, siamo babbani o siamo mai? O mezzo sangue. Ragazzi, facciamo fuori la bacchetta, cazzo! E andiamo con le pluffe dentro la foresta proibita, andiamo! Andiamo! Di qua, seguitemi! Io, andiamo! Dove? Ma dove? Dov'è? Non lo so! Di là. Vieni, Quintilius! Per Morgana! Per la barba di Merlino, andiamo. Ah, per Morgana! Per la bacchetta di Morgana!
Per la fodera di Morgana. Per la fodera, cioè, ma che ne sai, ci può avere pure la bacchetta, non si sa. Può essere pure che era nata la fodera di Morgana nella foresta proibita. Può essere pure che studiava trasfigurazione. Cosa? Studiava trasfigurazione, può darsi Morgana, che ne sai. Allora, dove andiamo? Qua. Dov'è? Qua? Sì, sì. Ma chi è che lanciava incantesimi, oh? Chi è qua? Dove? Che lanciava? Qua. Qualcuno lanciava incantesimi qua dentro. Quindi oh! Di qua. Non di là, di qua. Ma chi era? Di qua. Qua? No, no, andiamo. Colosso. Non mi dissocio. Spendo. Ho sentito bene? Ha detto la F-word? Penso di no. Cappuccio non ce l'ho. Devo tutti quanti dentro la foresta, vai. No. Ma io non di so dove non si passa. C'è la foresta proibita. Appunto, io non so dove. Io non lo so dove si passa. Io no, sono tranquillo, però Adrian dove sta andando? Ma che ne so? Adrian, ma dove vai? Adrian! Scusa, ma non si va. Ma dove vai? Adrian. Ah, no, sì, è vero. Ma di qua la foresta proibita. Sì, ha ragione Adrian. Ah, ok, dritto, ok, vai, vai, vai. Sì, ci stanno tre entrate dentro la foresta, sì, è vero. Da sopra, da sotto e da dietro. Esatto. Le entrate sono da sopra, da sotto e da dietro. E in bocca pure, e dentro le orecchie. Di qua, Quintilius. Di qua. Vai, vai, andiamo. Ma dov'è Alan? No, ecco. Ah, Alan. Vabbè. Ma ci sta tipo una colonna sonora, che ne so. Come cerchi. Vai, quindi io se vai. Sì, sì. Arrivo, amici. Oh, Quintilius. Andiamo, andiamo. Non si lascia mai nessuno indietro, andiamo. Sì, sì, dove? Di qua, di qua, attento, attento. Di qua? Di qua, di qua, di qua. Vai, 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 andiamo, andiamo, andiamo. La prossima volta che faccio Harry Potter mi faccio la gigatrice, mi disegno sulla testa. Di qua, di qua, attento, eh. La gigatrice mi faccio sulla testa. Wow! Piano, piano. Qua sotto? Sì, sì, di qua, piano, piano. Attendo che se qua scivoli, altro che... Se qua scivolo dopo sono ripeccati. Yo! Di qua vediamo di qua, di qua, di qua, di qua. Destra, destra è meglio, andiamo proprio direttamente nella foresta. No, 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 non ci andiamo. Fratello, non ti ho sentito, che hai detto? Vuole andare allora, da destra. Zitto, o possiamo andare o a destra o a sinistra. Se andiamo, se andiamo a sinistra, destra moriamo tutti. No, se andiamo a destra sì, sì. Siamo direttamente in foresta. Se andiamo a sinistra ci sono due agromantule. Yo! Andiamo a sinistra. Andiamo a sinistra, esatto. Sì, è meglio. Andiamo dove pare. Basta che te muovi. Ma è meglio con la musichetta di sfondo, ragazzi. Grazie mille a Spreca, grazie mille del ride. A prendere in non exa 6 mesi di resub, grazie mille, bellissimo. Oh, oh. Senti molto bene. Yo. E niente ci fa. Articolo Switch, grande per mio. Grazie mille, grazie Articolo Switch. Oh, che fa? Oh, ragazzi, un po' paura. Sì, sì, ce l'avevo capito, però c'ho la banda Twitch, che non credo. Flipendo, fratello, Flipendo funziona la sua grammatica. Si sente solo all'interno della live, poi sul bot non ci sta. Quintilius, vai tu avanti che sei al secondo anno. Quintilius, vai avanti. Quintilius, vai tu che sei più incantesimo. Io? Sì, sì, vai avanti. Sei tutti noi, vai. Ma voi vedete com'è? Quintilius, se ti arrivano. Quintilius, se ti arrivano le scarablattole davanti. Sì. Mi raccomando, fai questo movimento.
Non fare così. Esatto, non fare il dritto. Devo fare incantesimi, devo fare Adrian. Adrian, allora, ragazzi, è molto Adrian. Ethan è molto Londra Sud, eh. Sì, proprio Londra Sud proprio. Comunque facciamo una formazione. Allora, al primo posto ci sarà Adrian, Tilius. Secondo Adrian? Secondo Adrian? Sì, secondo il lapis e Vermilius. Sì. Ok, poi ci sarà, poi... secondo me, ragazzi, io mi sento di far passare mio fratello, ma devo tenere la bacchetta alta, devo tenere la bacchetta in alto? Ok, no, per ultimo. No, io per ultimo, facciamo una cosa, mi fanno ad aprire e uno a chiudere. È vero, facciamo vai. Così, io sono ultimo perché deve essere chiuso. Sì, forse è meglio se vai per ultimo. Poi io conosco solo Filipendo. Quelli più scarsi, tu vai in mezzo a tutti, tu vai in mezzo a tutti. Ma io che devo fare? Vermilius, Vermilius, Rapis. Tu vai avanti, io vado dietro, poi c'è... Ragazzi, non tiriamoci. Allora, quindi Agrimantole devi lanciare Grizzmort, solo Vermilius. Grizzmort okay. E Alan vanno agli estremi. E in mezzo a questo qua che non lo conosco. Ok, andiamo. Vai andiamo. In mezzo, vai in mezzo. Ma non entriamo, vero? Tu devi andare in mezzo. Poi vai tu e io vado. Ma io non so, secondo. Sì, entriamo. Oh. Ma io ho paura, ma io piano, qua mi sto a cagare sotto. Piano, piano, piano. Accovacciati, esatto. Piano, piano. Ma perché cazzo, entriamo? Perché entriamo? Non entriamo. Sono dentro la... Ma bisogna entrare o no? Meglio, meglio se non entriamo, fidatevi. Ma dov'è che avete visto quei mostri? E guarda... Di qua è meglio, piano, di qua. Piano! Andiamo per fuori. Vieni, 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 Quintino. Vai, 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 napo, napo. Madonna, c'ho paura che mi sto cagando sotto. Ma se vedi... Ma che raccogli le piante? Guardalo, guardalo. Londra Sud. Oh! Londra Sud. C'è una scopa. Oddio, c'è una scopa, prendetela. Che è la scopa di chi? Ma è di Ethan, no. È di Jude. Spostatevi, spostatevi, spostatevi. Ma la voglio io. Ma la voglio io. Come si prende? Arco. Non si prende, porco. Non si prende, si prende. Se non mi spostate non si può. Non si piglia, porca. No, se non mi spostate non si può. Alan, levati. No, ma non si può prendere. Adesso figurati se abbandono una. Fammi vedere. Flipendo, scusa. Oh, ok, è per spostare la scopa. No, è per spostarla. No, è scomparsa. Come? La scopa. No, sta. Porco. Lancio un incantesimo contro la rompi. È scomparsa la scopa. Veramente? Sei proprio un genio, Quintilius. E volevo spostarla. Ah, non lo sapevo. L'ho rotta. Anche quando lanci incantesimi contro le piante scompaiono. No. Buonanotte, Titania. Quante scarablattole? Chi è questo? Chi è? Ethan. Ma sei no. Scarablattole, dove? Guarda, guarda, vieni. Là davanti, quindi. Piano, 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 piano. Sì, sì, piano. Perché piano. Se ti sentono, orca, è finita. È vero. Li vedi, li vedi, quindi. Ah, le vedo, sì, le vedo. Due. Vermilius. Madonna, cara. Ho colpito una. Flipendo. Vai, lancia un incantesimo. Vermilius. 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 Guardala come scappa, guardala. Vermilius. Flipendo. Ma non credo che passi da qui. Ma non credo che passi da qui. No, questa è passata, eh. Occhio, occhio, occhio. Occhio. Occhio che se ti piglia ti fa male, eh. Eh sì, eh sì. È finita dopo. Flipendo. Ma vogliamo entrare? Bah, non lo so. È entrato. Quinto, ma io non c'ho paura di niente, Quinto, non c'ho paura. Quinto, esci. Ma io non c'ho paura di nessuno. Esci, Quintilius. Ma io non c'ho paura di nessuno perché io sono ormago. Ormago più potente di tutti. Agromandolo di merda. Mi ammazzo tutti. Ma
Ma chi è qua? Ma chi è qua? Ma che ci sta? Ecco, ecco, ecco. Veloce! Quintilius, vieni! Vattene, vattene da lì, Quintilius! Vai via! Perché? Vai via! Che? Vado via! Vieni qua, andiamo fuori! Vieni! Ma che c'è sta qua? Ma non c'è sta niente! Sì, vieni non fuori. Ci sta niente, però... Andiamo via! Non restiamo qua, se no... Ma io non c'ho paura di niente qua! Eh sì, ma se ti arrivano le scarablattole, che facciamo? Le scarabì? Le scarablattole. Ma che sono le scarablattole? Quelle cose che stavamo prendendo prima con Vermilius. Gigante. Vuoi vedere come te ne attiro uno? No. Cosa fai, Accio? Beh, mi scusi. Io sono entrato dentro, non mi è successo niente. Come fai? Guarda. Ma non è successo niente dentro la foresta proibita. Va bene, lo faccio. Attiro una scarablattola. Vai, e lo uccidiamo. Siamo in quattro, ce la facciamo. Grazie, Gabriele. 3 mesi di resub, grazie mille. Beh, mi scusi, ma... Hai Quintilius là davanti, quella è una scarablattola. Vermilius, orca! Hai Quintilius! Vermilius! Slipendo! Lapis! Orca! Vermilius! Quintilius, mi raccomando, destra Vermilius. E sinistra, destra e sinistra. Lapis! Slipendo! No! Vermilius! Vermilius! Lapis! Lapis! Oh no! Lapis! No! Fumos! La figa della Madonna! Scusami! Non attaccare, mio fratello! Vermilius! Vermilius! Lapis! Vermilius! 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 Aiuto! Ammazzate un porco demonio, aiuto! Sono morto, aiuto! Aiuto, ma che devo? Porco diavolo! Attento! Vermilius, no! Siete avvelenati, dovete andare in infermeria, rischiate di morire. Andiamo in infermeria. Aiuto! Andiamo, Quintilius. Aiuto, aia! Come si fa? Non posso più. Andiamo, venite, seguitemi. Dovete morire! Non ti preoccupare. Ci avete un antidoto, aiuto! No, Quintilius, non abbiamo la pozione quella che cura. Andiamo. Ragazzi, veloci, ragazzi! Aiuto! Qualcosa non va, non ti senti bene, dice. Hagrid! Toc toc, c'è nessuno? Aiuto! Aiuto! Aspetta, hai lasciato qualcosa dietro. Chi? Io? No, niente. Vabbè, Mark, vada, mi butto dal ponte. Porca troia. Porca troia, 57. 52. Aiuto! Aiuto! Infermeria!
Infermiera! Infermiera, aiuto! Aiuto, infermiera! Non c'è nessuna infermiera, Quindirius. Come no? No. E adesso muoio! Che ti è successo? È stato avvelenato da una scarablattola. Ah. Mangia di questa, mangia di questa. Che me devo mangiare? Che me devo mangiare? Queste qua, le caramelle. Le caramelle? Fatti dare una mano da questi dentro. Come sapevo? Scusate, sono anch'io avvelenato. C'è un curum? No. Anastasia! Non sono per nulla. Provo a Daniel! Cos'è che mi hai detto prima di... Deficcata la bacchetta in zuppa la fodera! L'avvelenamento, ficcata, lo sai dove adesso? No, no, te prego! Beh, ragazzi, siamo in infermeria, un atto di... Io non gli ho detto nulla. Te prego, no, 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 te prego, sto per morire, aiuto! Dai, non lo fate morire, vi prego. Anastasia, aiuto, me te prego! Anastasia! Che succede a dire le cose? Daniel, poni fine alle sue sofferenze. No, non dirò mai più una qualcosa del genere, te prego. Ma comunque non è un conoscete un curum? Chiamate un curum. Ho inviato una pergamena. Se arriva in tempo o sopravvivete? Se non arriva non voglio morire! Vedi se quello nel lettino ti aiuta. Quello lì in piedi nel quello lettino. No, non andare da quello che sta mangiando. A chi l'ha inviata la pergamena? Aiuto! Vuoi che faccio dei saluti ai tuoi genitori? Prendo appunti. No, aiuto, ma voglio essere curato! Mando io una dalla sto per morire, aiuto! Ti sto curando, sei calmo. Magari ne mando io una dalla Redwood. Alan non è curato. No? Sono morto! No, sei vivo! Ah, sono morto, Dio! Eric è curum, scrive Eric Myers. No, non sei morto. No? Sei ancora tra il mondo magico. Aiuto! Mi sa che dietro c'è un curum. Eccolo. Bambini avvelenati. Prima di morire, Anastasia, prima di morire voglio vedere la fodera. Ti prego. Cosa hai? Oddio, no! Ti prego, io preferisco morire, voglio morire! Preferisco morire che farmi cura da quello, porca troia, non è! È l'unico curum! È l'unico curum, ma io non mi voglio far cura da quello! Voglio morire! Sono obbligato dalla scuola a curarvi, però con tutto il bene nel mondo spero vi vada a dire diverso. Ecco la pozione. No, io non bevo. Non mi piace a me, non mi piace. Non mi piace il brodo vegetale, non mi piace. Bevilo. Ma che roba è? Non lo so, ma che dito? Questo qua mi vuole avvelenare, io non la bevo. No, non bevo niente io dalle mani di Daniel. Muoviti. L'ho bevuto io. Non mi piace. Ti puoi fidare di Daniel. Non mi piace, non mi piace l'antidoto, non mi piace. Non mi piace, c'è un sapore strano, non mi piace. Muoviti. No, io non bevo. Alzati che ti dobbiamo curare almeno. Voglio morire. Voglio morire. Alzati un po', Andrew, per favore. Muoviti. Dilius, no, preferisco morire. Quindi Dilius, è quello che abbiamo detto prima, quindi non ha più valore per te. Preferisco morire che beve sta merda. Non puoi. Che dolore, stronza. Dai. Che fai? Tienilo fermo. Bevi per noi. No, io non bevo niente. Io non bevo niente. No, a me non mi piace l'antidoro. Non mi piace. Aiuto, questo qua mi vuole ammazzare. Silente! Anastasia, tieni la bocca ferma. Silente! Lascia qualcosa ora. Vai ora, bastarda! E che roba è? Schifo. Antidoto? Che schifo! Che schifo! Preferisco mangiarmi le caccole di Hagrid, porca troia, che schifo! E pischi tu, e pischi. Sei faticoso. Sono faticoso? C'è un panino che c'ho fame. No. Ce l'ho io, Quintilis. Sei tu? Le pesche. Grazie. Che fresca. Le pesche tuo. Grazie. Ok, già mi sento meglio. Qualcun altro sta male. Tieni, Quintilis. Tu? Come trovalo? Oh, la fodera di Anastasia funziona, grazie. Sei un gurum sei? No, ne volevo di no. Pesche tuo.
Comunque siamo andati dentro la foresta proibita. Non ci dovete andare nella foresta proibita. Daniel, tu pensi di rimanere qui per molto? Perché? Perché volevi duellare. Con me? Cosa? Recto sembra! Io voglio duellare con chi? Ma con... tu non ti devi permettere di utilizzare incantesimi in infermeria. Contro la tua ragazza, vero? No, spostati un attimo, Daniel. Ah, no, non è la tua ragazza? Assolutamente no, no, Daniel. Ma io l'altro giorno t'ho visto. No, assolutamente. Io l'altro giorno t'ho visto con Anastasia che gli toccavi la fodera, gli toccavi. No, Daniel. Sì, gli volevi tirare fuori la bacchetta. Ahia, che dolore! No, Anastasia non si usa l'incantesimo. Io l'ho visto davanti ai miei occhi e può confermare anche Adrian che stava con me, vero Adrian? Adrian, vedi? Tappa di occhi. Daniel stava, voleva toccare la fodera di Anastasia, io l'ho visto con i miei occhi. E c'era pure Alan nello fratello. Daniel, ma perché cazzo fai? Ma perché mi devi far pentire ogni volta che ti salvo la vita? Perché? Cosa hai fatto? Come perché? Non ho fatto niente, ma ti parli di Ancaretta! Perché mi devi far pentire ogni volta che ti salvo la vita? Perché? Uscite tutti! Abbassa la bacchetta! Calmo! Ma non puoi fare niente! Esci e portatevi via tutti! Tu e i tuoi primini! Ma che primini? Io sono secondino! Noi primini siamo educati, è Quintilius. Vorrei duellare, resti qui per un altro po', per favore. Per favore. No! Dai. No, io non... Ma no, non sono... Anastasia, dillo! Ho capito, ma l'infermiera... Anastasia, dillo a Daniel che l'altro giorno ti stava a toccare la fodera, ti stava a toccare a Daniel. Ma che mi vogliono corrompere? Ma che corrompere, è vero? Cioè, poi ci stavi parlando, stavate tutti e due abbracciati, ma che non... Ma vi ho visti, stavate tutti quanti abbracciati calorosamente. Cos'è che hai detto, dai? Non devi usare gli incantesimi in infermeria, non ti permetterne più, insomma, ma io dico, non si fa, ma io davvero non so. Esatto, non si fa, non si usa le cose. Non volevi più dire una cosa del genere perché fai una brutta fine. Ah, faccio una brutta fine, sì, a mangio morte, ma va, fangulo. Quello. A babbano! Babbano io? Sì. Sei tu il mezzo sangue, No, io sono mezzo sangue, tu sei babbano proprio completo, 100%. Non perdiamo tempo, andiamo in sala duelli, ragazzi, dai. Ah, vai. Andiamo. Mi raccomando. Sulle che? Le panchine, lì, vedetevi tutti. Ma chi è che vuole duellare? Io. E contro? Io. Noah. Contro? Noah, sì. Sono aperte le scommesse, sì, ragazzi. Bene se mi siedo qui. Quintilius, sediamoci vicini. No, fai una brutta fine. Chi è che fa bacchetta? Quintilius. Quintilius. Vince Anastasia, fidati. Sono aperte le scommesse. Anastasia. Chi è che vuole? Io punto 10 galeoni su Anastasia. Pure io. Oddio. Senti che botte. Ha perso. Mi sa, come? Daniel, servi tu. No, non ha perso. Io ho fatto uno scantesimo. Vai Anastasia, ammazzalo! Ficcagli... No! Anastasia, ficcagli la bacchetta dentro il culo, vai! Tu devi stare zitto. Vai Anastasia, sei in tutti noi, vai! Aia, che dolore! Oh, non si usano i cosi. Oh, ma che in sala duelli sì. Aia, che dolore! Abbiamo finito. Bene. Chi ha vinto? Io. Lo sapevo! Te l'avevo detto. È pischi due, La prossima volta che Daniel mi lancia un incantesimo, Daniel, non sarò così cordiale. Daniel, c'è un problema qui dietro. Che fammi, mi lasci mentre sono qua, Daniel? No. C'è un problema, Daniel, generale. Qua dietro, guarda. Ma con Flipendo a chi scende prima. Che cosa? Mi sono stufato. Aspetta. Però a Flipendo. Perché a Vermilius ci metteremo... Daniel. Ci metto 30 anni. Io ho visto l'altro Daniel, che tipo... Si abbracciava calorosamente Anastasia. Anche lui. Mai visto prima che gli ho fatto, Daniel? No. Non hai visto, non ti ha picchiato. Ti ha picchiato? Sai perché? Perché te vuole rubare la ragazza, te vuole rubare. Non me la può rubare la ragazza, Daniel. Sì, invece. Ma te, quando non dicevi, che Anastasia aveva la fodera a pagamento? Non eri te? Esatto. Ha pagato, bella fodera, ha pagato. Esatto, allora, bravo. Deve essere una scuola con Quintilius, Daniel. Anastasia, gli vuoi dire qualcosa, per favore? Guarda che...
rompe più la tua integrità morale che la mia. Ragazzi, ah, sì. Daniel, servito, stiamo facendo dire che abbiamo duello. Fatto cose. Ti picchio, Quintilius, sì, no. Ma e dillo al ragazzo tuo che Daniel ti stava a abbracciare l'altro giorno. Ti stava accarezzando la fodera, piano piano. Va bene? Quintilius, chi è che ha schiantato l'anestesia durante il duello? Tu o il biondino qua dietro? Che no, io non ho usato incantesimi, no. È stato Alan. No, sì, infatti. È svenuto, giusto? Meglio? Cioè. Ma no, ma forse Alan è quello sopra il testo, è quello là sopra. No, no, è quello che è svenuto. Che schia? È svenuto per sbaglio. Che è matto questo? Non so cosa ha fatto. Ma che è matto? Ma che è matto questo che mi viene a curare di morte e di cancro io? Mo, io tu vieni da me a dirmi che moro di cancro. Cioè tu vieni da me a dirmi che io devo morire di cancro. Ma tu mi fai pena. Ma quanti anni c'hai? Che vuoi? Ma lo sai che cos'è il cancro almeno? Il cancro, un tumore. Lo sai che significa avere un cancro? Avere un tumore? Ma che cazzo viene a scrivere ste puttanate in chat? Ma lo sai che vuol dire quanta gente ci soffre che sta male? Cioè, sì, proprio. Ma posso. Ma neanche accettarlo una cosa del genere. Ma neanche da un bambino. Eccolo, Daniel, eccolo. Ma. Tu mi hai schiantato mentre duellavo? Perché è stato? Ma. Vieni in chat e scrivi memoria di cancro tu e tu la tua stirpe. Mamma. Ma come cazzo si fa a scrivere certe puttanate? Io non ho capito. Ma te vergogni a scrivere certe puttanate? Ma io mi vergognerei. Me lo potevi dire. Ma io mi vergognerei. Allora, grazie mille, Vale Roye. Grazie mille, 3 mesi di resub. Grazie mille, bello mio. Grazie. E buono, Vale Roye. Grazie mille, bellissimo. Grazie. Grazie mille anche a Prime 3127, 24 mesi, 2 anni di resub. Grazie mille, bellissimo. Grazie. Sì, sì, fallo per me bannare Dark. Segnala lui a modo tuo. Sì. Vuoi duellare contro di me? Sì. Andrò uno del primo anno, ma te faccio lo culo. Va bene, va bene. Aspetta un attimo, però. Aspettiamo che loro due duelli. Dopo. Oh, ma chi è che mi ha preso in testa? Oh. Sono bombato. Ti hanno colpito. Ma chi è che mi ha colpito? Che me lo colpisco io? Corretto sembra. Sta tremando tutto. Chi è? Oh, chi è che sta? Devi stare zitto, stai fermo, e c'ho stato. Fammi vedere, voglio ascoltare. Aia! Chi è che sta a fa? Ah! Oh! Basta scendere. Bombarda. Aia, che dolore! Oh! Basta, basta. Ma perché mi stanno scongiando i cani? Aia, che dolore! Oh! Chi è che mi sta? Oh! È un casino questo ragazzo, non so duellare. Come facciamo? Sì, vuoi duellare con me? Te faccio un culo grosso come una capanna. Facciamo scontro solo schiantesime. Aia! Quintilius, te faccio una fodera come la capanna. Facciamo uno scontro solo schiantesime. No. Sarà troppo lungo. Ma sai che rottura di balle? Cosa? Sai che rottura di bacchetta, di bluff. Vuoi fare gli incantesimi normali? Non ho fatto niente, rischi duo. Ho capito, ma quanto dura? Dura troppo. Ma chi vuoi? Ma chi sei? Ma dura troppo. Prendi? Infatti facciamo solo schiantesimi. E come funziona? Il primo che va a terra perde. Ok, andiamo. Vai. Anzi, facciamo 3 round. No, uno. Ok. Vai tu di là. Allora, appena vedi un fascio rosso inizia lo scontro, ok? Sì. Rectus everybendo. Rectus sembra. Oh, ma era morto. Ma ho vinto! Ah, ho vinto io! Che cazzo fai? Oh! Riflipendo! E recto sembra! Non uso spongi, fai. E
hai vinto. Ma chi è? Scusa, mio fratello. Ecco. Che fai, Quintilius? Quintilius, ma mi hai colpito tu o quello sopra? No, quello sopra. Ah, quindi cosa facciamo? Rifacciamo? No, 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 io appena è uscito il fascio rosso. Pa, magia! Bravissimo, madonna, bravissimo. Ti ho preso al volo. Ma te sei del secondo. Che cazzo è? Oh, che cazzo è? Aiuto, che dolore! E tu sempre. Orca! Fammi vedere un duello. Proteggo. No! Anastasia! Anastasia, amore mio! Cioè, nel senso... Ah, bene, è tutto tuo. Morta? Anastasia! Non la porta in infermeria? Anastasia, tutto bene? Anastasia! Morta? Morta? C'è stato? C'è stato a lanciarmi in una schintissima? Dobbiamo controllare io e te, Quintilius. Io e te? No, no, no. Stato... Protego! Cosa? A lanciarmi la schintissima. Vermilius. Verdimilius. Fumos. Lapis. Ci penso io a te. Ti curo con la forza, con la potenza degli elementi. Aguamenti! Niente. Vieni. Sei. Sono? Assurdo. Io? Grazie. Me lo dicono tutti. Grazie. Non in senso positivo. Ah. Cioè? Non voglio esprimermi ulteriormente. Chi è la ragazza? È la ragazza tua, Anastasia, Daniel? No, no. Guarda no, un po' come la bagno tutta. No. Come la faccio bagnare tutta, guarda un po'. Aguamenti! Ok, sei quello che vuoi. Dove sta? Aiuto! Oh, volevo solo bagnarla un attimo per farla svegliare. Aia, che dolore! Possiamo duellare io e Adrian? Sì. Grazie, ragazzi. Recto sembra! No. Aspetta, aspetta, quindi... No, 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 che fai, che fai? C'hai pure di me? Che ti pare che c'ho pure di te, c'ho pure? Togliti, togliti, togliti. Protego. Oh, oh, oh! Ma non si picchiano i minorenni! La smetti. Che smetto? Non si picchiano i minorenni! Ah, ecco. Riprendo! Meglio così. Verde Milius! Lapis! Fumos! Sì, sì, aia. Fumos. Oddio, che paura. Madonna. Che paura. Sergente. Ma dove cazzo sta sta madonna? Ma... Me so perso! Me so perso, aiuto! Infermieri! Dove sta la sala duelli? Dov'è la sala duelli?
No. Oh, ah. Clary, lei può... Davina, una... Davina, mi scusi, lei può curarmi? Daniel? Daniel? Mi può dare una curata, per favore, Daniel? No. Perché? Oh, dai, Daniel. No. Non puoi sottrarti. Dai, sì, Daniel. Sono in infermeria? Sono andato in infermeria, non c'era nessuno. Lo so, ma infatti non sono in infermeria. Nel caso fossi stato in infermeria non avrei potuto dirti di no, ma sono per i corridoi. E io sì, sto per morire. Almeno... E allora sai che devo faccio? Dire. Io mi butto di sotto. Ma... Così almeno mi devi curare per forza. No. Da, vieni qua! Curami! Aiuto! Sono cascato, sono giambato! Sono giambato, aiuto! Chi è che mi ha spinto sulle scale? Che dolore! Che dolore! La canzoncina proprio perfetta, ciò. Sono vivo! Ma come? Eccomi! Eccomi. Chi è? Ah, ok. Io te l'ho detto, Daniel, tu mi volevi ammazzare? Tu mi volevi far uccidere? E invece sono qui! Ci sono già stato in infermeria. Devo tornarci? Sì, andiamo in infermeria a vedere come sta Quintilius. Però basta che non mi fai l'esame della prostata. Dove sta l'infermeria? Dov'è? Dov'è l'infermeria? Lo so, infatti mi sento un po' le gambe un po' andate a male. Dov'è l'infermeria? Infermiera! E me so perso. Mi ributto di nuovo, così vado in infermeria, non so dove si passa. Ah, eccolo. Andiamo. Mi fa male le gambe, mi fa male la gamba destra. Il dolore. Ho cascato male, mi sa. Mi sa che mi sono rotto una gamba. Che ti faccio male le gambe, hai fatto un volo assurdo, siediti sul lettino. No, tutte una sola la gamba. Aia, che dolore, una. Wow, addirittura che fortuna. Aia. Peschi duo. E peschi, sai adesso che succede? Eh? Sai adesso che succede? Mi sa che a te ti piace fare bacchetta a bacchetta, vero? No. Adesso succede che ti bevi un osso pasta. No, 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 te prego. No, sì, invece. Te prego, no. Cos'è l'osso pasta? Adesso lo devo prendere. Cos'è? Ah, lo scoprirai. Che è un lassativo, no? Ah, sì? Non lo faccio più uscire.
Aia, che dolore! Sbaglia la gamba! Addio! Allora, sai ora tu che fai? Che devo fare? Inali i fumi di questa bacinella, no. Poi ti bevi la pozione e poi inali di nuovo i fumi di questa bacinella. No! Sì. Ma che devo fare? L'aerosole? No, non mi piace! No. Tu inalerai questi fumi, ti addormenterai per qualche minuto e durante questi minuti l'osso farà ricrescere la tua gamba rotta. Ma che è un sonnifero? Il fumi sì, è il fagiolo soporifero. Ma non è che dopo lei, mentre io mi addormento, lei mette le mani dove non deve? Non posso nemmeno pensare qualcosa di simile. Mi sono promesso sposo. Beh, ciò non significa... Promesso sposo di chi? Non ho intenzione di dirti chi. Anastasia. No, non di Anastasia. Che ti pare che non lo sapevo? Non di Anastasia, ma per carità, non ci siamo nemmeno simpatici, Anastasia. Ah no? No, abbiamo avuto i nostri difetti. Un matrimonio piccolo. Con Albus Silente, le piace ma, Albus? Ma cosa stai dicendo? Mm. Cosa stai dicendo? Sono il primo genito di Barrox, io. Sanità te, ma. Muoviti, inali i fumi e bevi la pozione. Sì. Mi potresti aiutare, Daniel? Tanto sì, certo, oggi, Grazie. Ma dove stanno sti fumi? Vieni qua, ti ho lasciato la bacina d'acqua sul letto. Anche la pozione, sta tutta lì? E fischi. Grazie. Prego. Fare qualche un riposo molto molto breve e nel frattempo la gamba ricrescerà. Hai c'ho sonno. So che sonno. Bene. Basta pubblicità, ragazzi. Se fate la sub non ci sta più la pubblicità. Non so che dirti. Purtroppo, cioè, anche se le levo le pubblicità, le metto in automatico Twitch. Devo essere sincero, me Twitch, insomma, la piattaforma dove sono nato, dove sono cresciuto. Ma non mi sta piacendo per niente come stanno, quello che stanno facendo. Lo richiudo dentro? Spostati. Non ho intenzione di ripetere una seconda volta. Spostatevi e butto giù la porta. Ma come la butti giù la porta?
Sveglia. Ai! Ah! Ho dormito? Alzati, sanità Tatan. Non mi ricordo niente. Oh, che? No, quindi... prendo i fagioli! Prendi questo cibo. Aiuto! È allergico, eh? Che peccato. Maledetto, ma... Sì. Il povero Macchiati, il povero Macchiati era allergico allo stufato che gli ho dato, evidentemente. Oh, perché grazie. Secondo. È venuto a mancare? Cioè, non ho capito. No, okay. è venuto. Ha messo il veleno. Fischi. Un sanitate. State cazzo, era un veleno. Sanitate, ma perché stai male anche tu? Shh, dettagli. Vado, che c'è da fare? Vado. Ma tu pensa... Ma Macchiati, ma tu pensa la madonna, ma ha dato lo stufato di veleno. Ma avvelenato. Ma avvelenato. Ma tu pensa la madonna. Ma tu pensa sta testa di sottana di Morgana. non lo so. Porca troia. Ma che ci stava là dentro? I fagioli velenosi, cazzo. Altro che stufato di verdure, porca puttana. Oddio, che ride. Ma ai, che bel sonnolino che stai facendo, eh? Oh, questo te lo meriti, almeno impari come ti devi comportare. Perché ancora non l'hai capito. Cioè, sto parlando con la figa, tu mi stai... Non ti puoi rivolgere a chiunque. Ho capito, ma sto parlando con la figa. Me frega un cazzo. Ti succedono conseguenze spiacevoli. Allora, Marta, senti, ti dicevo, sei fantastica, veramente. Però non ho capito sta foto. No, qua è grave perché non sento più il rumore di quando parla. Mi sa che mi hanno bannato. O è crashato, mi hanno bannato. No, ma che nuova fiamma, ragazzi. Ma che nuova fiamma. Io non mi sto sentendo con nessuna. Io sono buono e caro, però è che mi sono rotto i coglioni delle persone un po' così, quindi se vedo che una ragazza mi ignora, se vedo che una ragazza mostra interesse verso di me all'inizio, io ti do il 100, il 200, 300%, ti do tutto. Però a poco poco vedo che una persona inizia a ignorarti, che gli scrivi, neanche visualizza, non risponde. Dopo due giorni ti scrive, cioè ti risponde dopo due giorni, gli riscrivi e poi ti ghosta di nuovo per una settimana o cose del genere, perché comunque vuoi non vuoi, tutte uguali così, mi succedono tutte, sarò io che non lo so perché, vabbè. Comunque, quando vedo una roba del genere, ragazzi, se tu mi ghosti, io ti piglio, ti ficco dentro un cassetto. Chiudo il cassetto e butto via la chiave. Ma che è successo?
Eri allergico. Io prima o poi ammazzo qualcuno, eh. Allergico allo stufato? Eh sì. Ma io ho sete. Hai sete e bevi? Ma e dove sta l'acqua? Sì, è un'ottima burro birra. Non è che pure questa è avvelenata. Ma avvelenata di cosa? Se pare che io mi metto a avvelenare gli studenti, eh? Me posso fidare? Certo che puoi. Maledetto! Maledetto, lo sapevo! Devi comprendere. Lo sapevo! In alcune situazioni ti devi comportare in un modo, altre in un altro. Eh? Aspetta che divento del settimo anno, poi te fai te lo sfiguro io, te lo sfiguro. Sì, certo. Te faccio diventare una lumaca, una grumante. Ma ti faccio diventare. Io e te non saremo mai dello stesso livello. Tu sei uno mezzo sangue, io no. Sì, mo vedrai quando i mezzo sangue ammazzeranno i puro sangue, mo te faccio vedere. Sto organizzando un bel gruppetto d'amici. Sì, organizza quello che vuoi. Organizza quello che vuoi. Secondo me a lei le piace un po' i maschi. I maghi. No. Poi no, se devo essere no, sincero, lei no. È un razzista. Lei è un razzista. No, io non sono un razzista. Sì, lei è un razzista. No, semplicemente riesco a capire la differenza che ci sono tra noi. Non siamo uguali, tutti, siamo uguali. Io ho lo stesso potere suo. No, tu fai schifo, io no. Lo vedi? Sei un razzista. No, non lo so. No. Siamo tutte persone che magari, cioè, magari tu riesci a lanciare magie che io non riesco a lanciare. Magari lei non riesce a fare alcuni lavori che magari nella vita babbana si fanno, ma io le assicuro che siamo tutti delle persone. Tua madre era una prostituta. Hai detto così, no? E siamo uguali? No, non penso. Mia madre è nobile, non è una prostituta. Comunque buona ripresa, piccola pianta. Come si fa a toglierla qua? Yeah. Sento un rumore, va, che è? Ah, sì, duelli. Ci hanno lanciato un bombardo assurdo. Chi ve l'ha lanciato? Anastasia. Come mai? Ne ha presi 5 di noi. Ma chi era? Ma qua che ci sta? Mia madre, una puttana, era una prostituta. Che è ste casse? C'è nessuno? Minchia. Ma mia madre è una prostituta, quindi se dava la fodera a pagamento? Chi è che dà la fodera? Mia madre. Cosa? Perché? Andiamo a uccidere Tauron. Andiamo. No. Ma chi è Tauron? Ma chi è Tauron? Tirala fuori. Che devo tirare fuori? La bacchetta. No, la bacchetta, noi poi. Un attimo. Ok. Fumos. Come fai a saperlo, Adrian? Ma cosa? Oh, che fai? Ricto sembra. Che cazzo fai, amico mio? Grazie Quintilio, spero combattete voi due perché io sono soltanto davvero male. Chi è che... Vabbè, fa lui da giudice. Ok, ma che bisogna fa? Magie complete? Uccidimi. Vermelius lapis. Ho sempre sognato questo momento. Non ci sono mai riuscito. Ma cosa? A ucciderlo.
Ma te lo uccide pure te? Perché? Non lo so. Quintilius. Ma che gli stai infilando? Sì, sta infilando sopra il culo. Allora... Vai, vai, in due. Così si apre di più. Oh! Vai! Allora, il mio... Ma anche incantesimi offensivi o solo scantesimi? Tutto quello che ti pare. Se dai 30 magie. No! Io c'ho Vermilius, Vermilius e Lapis, basta. Cosa? Vermilius, Vermilius e Lapis. No, hai anche quella dell'acqua. Aguamenti. 4, esatto. E quindi? E io conosco solo Vermilius, Lapis e Flipendo. Aguamenti! Allora, facciamo che al tuo inizio dell'acqua o quella cosa verde inizia l'incantesimo. Cioè, inizia lo scontro. Ok. Vermilius! Protego! Ma che fa? Lapis! Rictus sembra! Orca! Flipendo! Vermilius! Marco! Rictus sembra! Ok! Vermilius! 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 Lapis! Flipendo! Orca! Vermilius! Vermilius! Ok! Orca, devo essere più veloce! Orca, orca! Rictus sembra! Vermilius! Rictus sembra! Lapis! Lapis! Orca! Vermilius! Rictus sembra! Flipendo! Vermilius! Lapis! Lapis! Ehi! Flipendo! Protego! Marco! Ma questo... Ma ha messo i trucchi questo! Vai! Lapis! Porco! Porca! Dai! Dai! Rictus sembra! Vermilius! Lapis! Vermilius! Flipendo! Protego! Rictus sembra! No! Flipendo! Che culo! Hai un tizio a destra che ti sta attaccando. Vermilius, Vermilius. Protego. Hai capito, Quintilius? Recto, recto sem. Ma chi è, scusa? Adrian. Quello lì ci si sta attaccando. Ma chi? Adrian ti sta attaccando. Ah, vabbè. Protego. Vabbè. Protego. Recto sembra. Adrian, se attacchi Tauron muori. Allora attacca te sto cazzo. Vai, Vermilius. Porco diavolo. Vermilius. Lapis! Protego! Reflipendo! Rictus sembra! Perché non si alza? Oh, oh! Vermilius! Lapis! Vermilius! Morto. Ma che fate? È morto? Sei un omicida. Ah, t'ho ucciso? Ragazzi, sono troppo forte. Anastasia è morto! Ti ho chiesto il permesso, va bene? Ma l'ho ucciso sopra il tappeto! Vabbè. Vabbè, tanto in questa
Quintilius, in questa stanza non succede niente, ti svegli solo un po' stanco. Ah, ok. Flipendo allora. Verdimilius. Lapis. Arco. Vermilius. Verdimilius. Lapis. Quanto mi sta sul cazzo sto bambino in un modo che non hai idea proprio. Adrian, chi è Adrian? Mamma mia. Era lui quello che ti attaccava alle spalle mentre duellavi. Sì, sì, è vero. Sì, sì, ti faceva Vermilius. Verdimilius, Vermilius. Vai, fai bendo, recto sembra Lapis. Vermilius, Vermilius. Non ci ho fatto sto giro, dai. Fumos. Io vado a dormire. Buonanotte. Buonanotte, Quintilius. Buonanotte. Che ci sta qua? E qua c'è l'uscita. Buonanotte, Anastasia. Sulla bunda la bacchetta questa. Ma te pare. Comunque abbiamo vinto. Avete visto? Ah. Vedete, ma che stai a dire? Ma di che? Ah, e ci risiamo. Che vuoi mangiare? Crispy McBacon. Grande. Nel vero senso della parola. Vabbè, oggi abbiamo capito una cosa, che siamo mezzo sangue, mezzo sangue. A Paninara, sì, sì, sì. E niente, e qua si dorme. Ah. L'anno è di 3 settimane? 1-1. No, 2 credo, 1. 1-1. No, 2 settimane credo, scusa. Vabbè, comunque... grazie mille a Chiacchiere da Bar Official, grazie mille del Raid, grazie mille a Beto Cunigliu, grazie mille 2 mesi, grazie mille anche a Valroie, grazie mille 3 mesi delle sabbe, grazie mille, bellissimo, grazie. Allora, adesso ragazzi, 10 minuti di pausa, ragazzi, devo mangiare qualcosina e poi andiamo a fare la sponsor e andiamo a fare la sponsor, ovvero 1 ora e mezza di World of Tanks, che in realtà è 1 ora, però come sempre faccio qualcosetta in più, ragazzi, vediamo un po' com'è. Ragazzi, ci vediamo tra pochissimo. 5-10 minuti. Ma che no, Harmony? No, 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 non ci sta. Oggi niente Harmony. E no, è finita di trattare sponsor di Harmony. Se me ne vogliono dire da un'altra, io sono ben accetto, ben tutto contento e felice. Ma non lo so. Ragazzi, ci vediamo tra pochissimo. 10 minuti e torno.